Un attimo, No, sub. siamo live. Ah, vabbè, ok, niente. Grazie del link. Siamo live, ci sentite? E Pronto? quindi Salve. buongiorno a tutti gli amici del Decameron Buongiorno. Motoristico. Buonasera, Salve. buongiorno, buon salve. A chi hablamos Buongiorno. solo en español porque ahora está el turismo nacional y no podemos hablar en italiano. Ah, Tra sì. l'altro, io proporrei una cosa. No. Per le prossime live, inviterei il telecronista del turismo nazionale a fare l'opening delle nostre live. Va benissimo, questo sono. No, No, ci sono vuole quello del certo. carretera, ci vuole Marcello vivo. Oh, l'Argentina! Sì. Siamo. Buongiorno, Salva. In quanti siamo, scusa? Adesso un Dove? po'. Per meno di ieri. Sa, linkate ancora un Abito po'. bene, invece No, come nella dico, sono. live. Domani c'è un audio che fa veramente schifo. Mettiti proprio. Ah! Mettiti il microfono più Ma vicino. non è lui che fa direttamente Ma schifo. lo sto usando dal computer! Fa schifo, fa. Lo Ma sei so. talmente povero da non comprarti neanche un Mamma microfono? mia, veramente. Mi sono dimenticato le cuffie a casa. Ma Ma sono chi è? Ma Povero. non sai già a casa, Cazzo. scusa. Oh, io mi muovo, io posso muovermi da casa all'hotel. Ma come? Chiedermi il perché, ma glielo faccio. Attivare Dexter, eccolo qua. Perché sei un trasgri. E dopo, quando ti prenderai la Esco. malattia, saremmo noi a ridere. Oh Che no. cazzo? Esco di casa mia, salgo in macchina, arrivo in hotel, non c'è nessuno in hotel. Non ci interessa. Addio. Comunque, Mormolini, perché buon devi pomeriggio a spammare ogni tutti, 2 secondi che sei ricco? Smettila, sei Qui cazzo, fastidioso. non ho detto che sono Avete ricco. spammato che Chi è siamo che ha in live? salutato? Io, Lorenzo. Ciao Lorenzo. chiaramente io. Buon pomeriggio Ciao! Avete spammato in giro? Allora, Siamo live? Daniele, guardo ho te io. spammato la live su Instagram Daniele, mio, mandalo su su Telegram. Facebook mio. Che cazzo vuoi? L'ha già fatto Telegram di Marco. Sam Aspetta, devo Capper. parlare bene. Che cipellina vuoi? Aspetta che lo faccio io. No, l'hanno già. Grazie, Ho già fatto grazie. io in regia. Però devi farlo in pagina tu. Già fatto. E allora che si dice? Su Telegram è già fissato. Grazie Mattia. Grazie per averlo detto che stavo discutendo proprio di quello. Grazie Mattia. È da te Che si allora, eh? dice? Turismo È da nazionale per te. adesso è in pausa. Yes. Esattamente. Comunque, Turismo Turismo delle nazionale. finali della classe 2. Ciao Alessandro, ciao di nuovo da ieri sera. Ciao. Io potrei allenarmi nel mentre. Se ti alleni, esci dalla live e farti i cazzi tuoi. Scusa. No, vabbè, sto ogni tanto commento, però non è che. Tanto ascoltare musica, ascoltare voi, non è che mi cambia tanto. Ma sì, ma dovresti, non dovresti ascoltare, dovresti Signori, partecipare. Non. notare che ci ha paragonato alla musica, io mi sentirei offeso. No, Dipende ma quale. ci Caso, sta ma. paragonando tipo a una cagata così, tanto per fare quella di Bravo, oggi, bravo, grazie Non so Daniele. se è un Come caso, seconda scelta. ma Siete voi che correlato fate, al. siete voi che fate le live nei miei orari di allenamento. Vabbè, No, sei forse è te un che fai caso. allenamento negli orari delle nostre live. Esatto, bravo Riccardo. Senti, Correlato al Sabino, bagniamo già, turismo. grazie. Vai. Correlato al turismo nazionale, c'è tipo un programma a cavallo scriollo TV, tipo gara in diretta di cavalli. Va benissimo, tutto Bene. bene. Okay. Presumo Come? sia. Scusa. Ma adesso c'è il campionato ippico argentino, è proprio Sì, presumo sia una roba del è genere. come si dice, il fondo del barile proprio. Credo che sotto quello c'è non guardare o guardare la Marbula E One. boh, non è che col turismo nazionale siamo tanto meglio, No, in ragazzi. realtà no, un campionatone di quelli Ma almeno seri. il turismo nazionale è tradizione. Tanto ai 20 part, noi siamo quelli di ieri, aspettiamo che arrivi un po' di gente ancora, visto che siamo 11 per adesso. Abbiamo 16. scelto un orario del cazzo perché ovviamente 2 ore fa Nasca ha detto alle 4 vado in diretta. Grande Nasca, grande, vaffanculo, ci sabota. Nasca, Fatto ci stai sta che sabotando? sì, assolutamente sì. Fatto sta che Jarny Simoncic ci ha vinto la The Race su R-Factor 2. E chi è? Sin Driver, Ah, evidentemente. Sin Driver. Sì, ha vinto. Il primo pilota di quelli che conosco, io, perlomeno di quelli abbastanza conosciuti, è Felix Rosenqvist, settimo. Ah. Bene. Olimpica letteralmente c'è tutti i ragazzi. Ciao E Riccardo. una nota sulla gara che c'è stata prima. Maximilian Gunther, da buon pilota della Formula E, a quanto pare è rimasto senza benzina all'ultimo giro. Va bene. Bene. Credo sia quello che abbia vinto Ma per uno l'FDCA. che senza benzina è abituato a partirci.
mi presentate un po' il Turismo Nazionale, lo conosco, non ho visto una gara. Vai Luca, tutto tuo. Luca dalla riva. E che dobbiamo dire del Turismo Nazionale? Praticamente è una categoria argentina che esiste dalla notte dei tempi ed è orientata alle auto un po' più di serie rispetto a quello che era il TC2000, che adesso è il Super TC2000, e soprattutto a quello che è il Turismo Carretera. Esattamente. Sono due classi, la classe 2 che è riservata alle auto del segmento B, quindi per capirci la Micra 208, la Fiesta e compagnia bella. Da Palio. Ci aggiriamo con la potenza intorno ai 210-220 cavalli. Mentre la classe 3, che è la classe regina, riguarda auto sia 2 che 3 volumi del segmento C, quindi la Fiat Tipo, la Peugeot 408, che è la versione a 3 volumi della nostra 308, la Focus, la Corolla, e quelle auto. Esattamente, ma la cosa bella oppure 2000, sempre aspirati, sempre 4 cilindri, 280-290 cavalli a seconda della macchina. E la cosa bella è che le regole per il motore della classe C3 del Nacional prevedono il non mettere i pistoni in titanio, finito il discorso. Va bene, grazie. Tutto a posto comunque. Sì, per il resto puoi fare quello che vuoi. Bene, siamo molto contenti. Comunque la gara di Gunther che dicevamo è la The Race che è stata 5 minuti fa, quella su Alfa finita poco fa, sì. Ma adesso c'è Nacional. C'erano tanti piloti di sim racer, ma anche piloti reali tipo Max Verstappen, Montoya e anche altri. Com'è finita? Sì, è finita poco fa, ha vinto un sim racer. Davanti anche a Kevin Sighi, che qualcuno conosce sicuramente dall'ambito sim racing. Ah, sim racing, non lo conosco. Beh, suona molto bene. Sì, ma non hai visto ancora niente, Alessandro. Adesso vedrai come faranno le curve e vedi che sarà tutto molto più bello. Allora, ci siamo persi, o meglio, abbiamo guardato senza essere in live le serie. Le due gare di batterie. Che delle eliminatorie fatte per stabilire quella che è la griglia di partenza della finale. Ognuna delle due classi ha una classificazione, cioè una qualifica, che stabilisce la suddivisione delle serie. E poi va il primo, quarto, settimo, eccetera, vanno nella prima serie, poi secondo, quinto, ottavo nella seconda, terzo, sesto, nono nella terza. Sì, una cosa... Il combinato di queste serie stabilisce la griglia di partenza della finale. Esattamente. Adesso c'è la finale. Nelle prime batterie le curve bagnate erano spettacolari. Sì, anche perché non le hanno fatto. Sì. Non le hanno fatte, quindi bene. Anche perché già non hanno tenuta sull'asciutto, figurarsi sul bagnato. Esatto. Alle 17.45 c'è quella con Norris, giusto? Non mi ricordo. C'è quella con Norris. Forse 18.45. 17.45 orario inglese, 18.45 nostro. Ok, 18.45. Stavate parlando della griglia di partenza della finale, ma avete commentato quanto è larga la griglia di partenza di questa cazzo di finale? La commenteremo. È maledettamente la larga. Perché la Pedrera è una delle piste più belle che hanno in Argentina. Scusa, quanto è larga una macchina? Poco, e questa la macchina sarà un metro e sei, metro sette. No, parliamo di sicurezza di questa pista, perché ricordiamo che Sabino ci raccontava ieri che questa era forse una delle uniche piste argentine che può essere, come ho detto, sicura, giusta? È un Fiat Grado 2. Allora, diciamo così, è una pista che tecnicamente si può dire che non è argentina. È in Argentina, ma non lo è, perché comunque ha le vie di fuga non in mare, in acqua, in sabbia, in erba, in commissari Aspetta un attimo, la sabbia nella pista, intendiamoci. Chiaro, non c'è la sabbia, non è Bahia Blanca, ragazzi. La Pedrera sa tantissimo GT Sport. Sì, un po' sì, però è un tracciato che effettivamente può fare quello che vuole. Cioè, potrebbero farci qualunque serie qui, funzionerebbe. Perché fanno le serie ma poi ammettono in finale tutti e sono in 40? Perché sono in Argentina? Qual è il problema? Fanno loro regolamento. Allora, la risposta è semplice. Allora, la serie... Che la macchina serie non è questa che stanno inquadrando in questo momento? La Micra, credo. No, è una Fiat. Fiat? È la Palio, allora. La Palio. Che bella è la Palio. Diversamente bella. Ancora con la Fiat Palio, nonostante quest'anno abbia debuttato la Argo. Una alla volta, che non si capisce niente. Calmo, basta che non urli. Calmo, Giglio. Ecco, tu cominci ad aiutarci andandotene, per esempio. Daniele, quanto è bello lo stadio.
Bellissimo. Vero. Daniele, tutto pixelato. Una frase molto famosa dalle mie parti: vula bas e schiva i sas. Vabbè. Allora, tornando a noi. Vola basso quanto? Verso una collina? Ma non capisci che si fa. Oh, ma che tuta è? Bella. No, ma lasciamo parlare il nostro Luca della Riva che allora, ci stava spiegando. Sì, c'era uno che aveva chiesto in chat, Pash97, aveva chiesto perché fanno le serie ma poi ammettono in finale tutti e sono in 40. Semplicemente perché le serie, come stava dicendo Aldo, o meglio stava cercando di dire Aldo, le serie servono solo per stabilire la griglia di partenza, non servono per eliminare questo o quello. Stranamente no, ma anche perché sennò cosa guardi? Vogliono avere ancora più casino nella finale. Esattamente. Ma anche perché fare una gara di qualifiche in 40 per quant'è, per 10 minuti è letteralmente impossibile. Quindi spezzare, più o meno siamo là. 6 giri hanno fatto oggi. Sì, 10 minuti, poco più di 10 minuti. Ma il fatto è che comunque spezzare un po' il gruppo, fare una batteria veloce ha anche molto più senso. Circuito di Fiorano è grado comunque 1. È grado 1. Vero? Aiuto. No, seriamente. È grado 1. Fiorano è grado 1. Ok. Quindi può anche aspettare la Formula 1 a questo punto. Bene. Intanto rispondiamo a Alessandro. Sì, adesso sta scusate, la finale della C2. Com'è possibile che Fiorano sia grado 1? Non lo so. Forse non capisco se è una domanda o una affermazione. 2. Quindi, boh, potrebbe essere anche grado 3, non lo so. Non so neanche se sia omologato effettivamente Fiorano, non ci fanno le gare. Infatti, essendo un circuito privato... Ma non so neanche se possa avere senso ospitare la Formula 1 a Fiorano, se non interessa la Ferrari. Io invece vedo vedo un sacco di bonus, tanto non lo usano più Fiorano, quindi qual è il problema? Non li possono fare... La risposta è sì, nel momento in cui non sanno dove portarla per fare il campionato alternativo nella stagione coronavirus. Bene. Ah oh, no, è vero, Fiorano... No, adesso... al di là delle battute, l'idea di avere più piste possibili che siano omologate in paesi dove l'emergenza è stata contrastata prima e quindi dove potrebbe finire prima potrebbe non essere un'idea del tutto sbagliata. Sì. Ammesso che decidano di fare delle cose un po' parkour. Ok, ma sicuramente non vedo la Formula 1 a Fiorano e qualsiasi altro... tipo di competizione a Fiorano. Non hai box. Ma Fiorano non ha neanche i box. Io la Formula 1 a Fiorano l'ho vista tutti gli anni che andavo a vedere le presentazioni della Ferrari. Ma comunque preferisco non avere i box che non avere il campionato. Poi fate voi. Ma penso che sia di grado 1, l'abbiano omologata di grado 1 per il fatto forse per i film in day la pista deve essere comunque di grado 1. Per i test, forse sì, per i test. Dopo i test, per i film in day. Sì, ma anche i test credo, perché a parte che i test non la possono piano fare praticamente. Ok, non li puoi fare oggi, ma 15 anni fa sì, sarà stata omologata quando l'hanno fatto. Però 10 anni fa quando è uscita la regola di piano. E quando è uscita la regola di omologazione delle piste, Ferrari avrà detto FIA, io sto più circuito, omologamelo per favore, non ci correremo mai, non faremo mai gare, però secondo mi serve l'omologazione per girarci. Ma non per 20 anni fa, non credo neanche perché... L'omologazione dura poco. Ma sia recente. Sì. Meno di 10 anni, secondo me. L'omologazione dovrebbe durare un tot di anni, no, ma dura per sempre. Di più. Ma io non mi ricordo quando è nata la grado 1 della FIA, quindi non lo so. È per i film in day, quasi sicuramente. Sì, no, ma dico in generale, quando hanno iniziato a omologare i circuiti in grado 1 invece che dire corriamo qui perché tanto va bene uguale, per dire, no? Ah, questo non lo so. Siamo che faceva le gare al vecchio Österreichring senza vedi fuga. Fiorano non è box e poi è stretta. Eh sì, sicuramente non è larga come la Pedrera, a occhio. Sicuramente no. Decisamente no. Considerando che sembrano due Pocono una a fianco all'altra. Quindi ok. Però vedi, essendo così larga riusciranno a cecchinarsi, quella è la sì, perché vabbè, quello è poco ma sicuro, perché comunque stiamo parlando del turismo nazionale. Ma perché? Sì, aspettate un attimo, in realtà dei piste altre larghe in pista c'è anche Potrero della Spunessa che non è poco larga, eh. Sì, ma non c'è ancora più nessuno adesso. Sì. Sì, ma diciamo che ma non è a livello della Pedrera comunque. Che no, quello no, però rispetto ad altre piste, quello sicuro. Vabbè, diciamo che la Pedrera è larga quanto il circuito dove ha corso la kart nell'aeroporto di Cleveland. Sì, bello, bello, sì. Bello. Sì. E comunque, tra l'altro, a Potrero non si corrono più dal 2017 e l'ultimo era stato proprio il turismo nazionale.
Che brutta idea. Che peccato, la pista più bella che c'è. È bellissima. Sì. Potrei, anche infatti. Questa è molto bella, lui, Andrea, adesso la vedi. Questa è molto molto bella. Un po' piatta, però c'ha delle curve. Potrei, è bella perché sale, scende, tutti i curvoni ciechi, non si capisce niente. Ovvio, ovviamente. Sì, quanto ma ricordiamo bello. Che a Potrero ci correva il Fiat GT. Fiat GT1, non sì. Il Fiat GT1. Esatto. Fiat GT1. Esatto. Cioè, con vuoi le mettere... Aston Martin GT1, l'ultimo MC12, il DB9 GT1, vabbè, un po' sì. Matti. Poi, oltretutto, per 2 anni ho aspettato anche la finale del Super TC 2000. Tra l'altro. Quando ancora era solo TC 2000. Dimmi, Morboni, dimmi. Non indossano il collare Hans. Sì, sì, ce l'hanno Hans. Sì, sì, no, ce l'hanno. No, hanno fatto vedere il collare ansia. Mi sono spaventato. No, 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 ce l'hanno l'ansia. Ma hanno, nel hanno... Mondiale Rallycross, nel Mondiale Rallycross hanno il collare Hansen. Ah, 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 no, che simpatico. No. No, io mi dissocio da questo. Barmonini, ho letto per sbaglio un po' del regolamento loro. Hanno, mi sembra, 30-32 pagine su come si fa la roll cage. Che non riesco a capire se è una regolamentazione severa oppure spiegare a chi non sa come farla. Falla così che se non muoiono tutti. Vabbè. Potrebbe essere. È più la seconda. Cos'è, un file PDF? Eh? Sì. Che c'è, sì, un PDF? Mandatemelo l'esti. Sì, aspetta che te lo do. Non posso cercarlo io adesso, perché se cerco qualcosa lagga la live. Beh, mi ricordo quindi... per il turismo carrettera c'era un regolamento che durava più della metà. No, non lo sto cercando. Sì, se andate sul sito del Nazionale lo trovate. Perché mi sembra di averlo trovato lì il regolamento. E in spagnolo... Quindi la sicurezza dei piloti, ovviamente, perché al di fuori dei piloti possono tutti morire. Chiaro, chiaro. Certo. Sì. Comunque, amici, sto summonando Mattia Sabino in questo momento. Vabbè, comunque, ho messo su Discord il regolamento tecnico. Ottimo, adesso ve lo spammiamo in chat. Grazie mille. Ci ricordano che Potrero c'era anche nel primo ride. Molto obbligato. Bello. Infatti mi ricordavo che quella pista l'avevo vista in un gioco, ma non mi ricordavo quale. Sì, c'era il primo. Dicevo, live. Dimmi, se posso. Sì, dimmi, Vercellesi, puoi. Posso. Visto che siamo in un momento di alto afflusso di pubblico, ovvero il momento della finale C2, vi voglio summonare a te e a Lorenzo, perché su Yellow Flag Talks arriverà nel prossimo futuro un nuovo speciale, un nuovo articolo, yes, su un tema. Yes. Oh no. Yes. Su come è cambiato il modo di rappresentare gli incidenti in TV. E non sarà nostro solo, sarà in collaborazione nostra, ma è anche la tesi di Vercellesi. Un saluto a Vercellesi. Letteralmente la mia tesi di laurea, esatto, che non sfrutterò perché non la devo discutere, perché per il coronavirus hanno annullato la discussione. Bene. Bello. Un saluto alla tesi di laurea di Vercellesi. Saluto alla mia tesi. A notare che la tesi di Vercellesi che è stata inviata... Il giorno dopo c'era il turismo carrettera, se non sbaglio, ed è morto un commissario. Sì, era così. Esatto. Esatto. E non hanno usato le immagini. Esattamente. Alessandro Cesaroni, il quad sulla griglia è meraviglioso. Ma tu, qua va già bene che nella griglia, di solito è nell'erba che attraversa la pista per andare a prendere i piloti. E di solito nel carrettere ci sono i pick-up che attraversano la pista proprio durante la gara. Non hai capito, era una pubblicità come quella della Ruspa. Ah, ok. Un saluto al coronavirus. Fermi, commento in chat. Perché c'è un posto, c'è un posto in griglia dove qualcuno si è polverizzato? Sì, c'è un posto buono. Ma ancora prima di partire, Dio buono. Okay. Ah, ma aspetta, è quello di ieri allora? Potrebbe essere. È quello di ieri che ha perso i freni, ha cannonato un altro ed è finito a muro. Data la macchina. Ah, bene. Però sei comunque qualificato. Sì, sì, sì. La polvere è arrivata fin lì. A niente sei qualificato. Io rispammo il nazionale. Comunque voglio far notare un'altra volta che in questa pista non ho ancora visto un commissario in pericolo. No, perché ti dico, è una pista sicura questa, Bromonini. Non c'è gusto. Non so perché è una pista sicura questa, la prenderei come ultime parole famose di oggi. No. Stiamo per vedere qualche commissario saltare giù dai muretti adesso. Aumentiamo la difficoltà. Esatto, okay. In realtà è tutta una sfida tra commissari che si devono mettere in luce, ma col muretto è chiaramente più difficile perché hanno un ostacolo. Fermi, devo paziente zero. Raga, devo dire una cosa. Aspetta,
In realtà il nazionale sono gli Hunger Games. Raga, devo dire una cosa. Nel senso, nice. Che gente affamata. Che deve parlare Sabino! Devo dire una cosa a quelli in chat. Nella descrizione c'è un link a un crowdfunding che ha fatto Fuori Traiettoria per l'ospedale di Bergamo, visto la situazione di Bergamo, robe varie. So, se volete partecipare, far qualcosa, donare, far robe, è lì. È patrocinato anche da noi alla fine. Gli hanno una mano, oh, yes. Dovrebbe arrivare dopo, quindi... Lo trovate nella descrizione del video, se vi interessa. Prego, potete continuare. Dovevo farlo prima di iniziare la gara. Dico, Facundo Rotondo, o no? Facundo Rotondo solo 25esimo, peccato. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Comunque abbiamo un buon uomo. Le Argo, oltretutto, una 27esima, una 29esima. Che schifo. Oh no, c'è anche una DS. Sì. Io ci ho già visto 3-4 vetture che sono... Come cazzo c'è la DS in Argentina? Raga, io... Beh, si è arrivata alla 147, perché non può arrivarci la DS? Come la 147? Comunque hanno confermato che è quello dell'incidente di ieri. Ah, è quello di ieri? È quello di ieri, molto bello. E io non posso sentire l'audio perché sono al telefono. Guardalo, eccolo! No, a parte dei pit, mi sa. No, non è Borgo Bello quello dell'incidente di ieri. No. A parte l'incidente di ieri era una micra. No. In commento a tal proposito. In spagnolo, ah, ok. L'hanno detto. Okay. Che non è lui, però. Sì, a tal proposito. È uno che praticamente parte dai pit, a quanto pare. Vai, Verce, parla. Io ho la speranza che la micra che ho venduto a settembre sia finita in Argentina a correre più. E nel caso dovrei ringraziare Mattia Donolato, che saluto, che si è occupato della vendita della mia. Ma dipende che serie è della micra. Adesso ci sono due commenti. È questa qua. Questa? Ok. Ma quella è una Civic. Quindi quella che hanno fatto in India, buon, perfetto. No. Cosa succede? Okay. Aspetta, è la precedente rispetto, raga, a questa. Quella senza... Ragazzi, acqua. Niente. Perché c'è della polvere? Ma... Non è polvere. Credo sia filler. Ma perché? Era nostalgia di Bahia Blanca. Ah, ok. Comunque due commenti. No. Hanno già cremato qualcuno? No, è passato. Non è passato Pablo Escobar. Ah, ok. Non è quel tizio. Oh, Escobar. No, ragazzi, prima della partenza faccio una proposta. Bercellesi farà la telecronaca dei primi secondi della partenza della classe d'osso. Sì, vai. Sì. Peccato che io non sappia i nomi, quindi la vedo difficile. Beh, sparali a caso. Vabbè, nominal inventi i cognomi. Vabbè, se volete posso dare i nomi dei piloti di Superbike. O peggio, direi i nomi di quelli della 300. Oh no. Io direi che puoi commentare con i nomi di quelli della 300 in spagnolo. Mi chiedi troppo. C'è da... Non vedevo così. Aspettate, chi gli fa il commento tecnico a Vercellesi? Nessuno, lo fa da solo. Ma Luca Dalla Riva, direi. No, oh, no. Vai, andata. Verci è stato abituato a commentare la Rupi scappa da solo. Bormolini. A metà griglia. Va bene. C'è ancora quel quad. Sì, ma quello va via dopo. Bormolini. Verci, tu sei stato abituato a commentare la Rupi scappa da solo. Puoi anche commentare Mamma il nazionale. Mamma mia, che griglia li parte. Sono abbastanza d'accordo con te, sì. Prego, Vercellesi, voce 1. Dai, adesso parto. Vai. Sono stato abituato a commentare gli highlights della NASCAR da solo. È peggio. Al rallentatore. No, si scherza. Esatto. Saluto a Sport Italia che ci segue da casa. Un saluto ai miei capi. Saluto. Esatto. Purtroppo non sono riuscito a chiamarli in tempo per dire che non dovevano prenderti, ma... Ecco, sta partendo. Bella 50 fuori fuoco. Sta partendo. No, ma hai ragione. In pole position. Partendo. Lo sa purtroppo. Vai, Vercellesi, vai, commenta. C'è un pick up che si sta dirigendo verso la griglia di partenza. Quanto sono distanti i semafori rossi che stanno per spegnersi sull'autodromo di La Pedrera per questa finale della classe C2 del Turismo Nazionale. Ottima partenza per il Pullman numero 3. Non so chi cazzo sia, ma non è importante. Numero 29, Abdala. Dalla parte opposta che si avvicina alla prima curva, riesce dall'esterno ad essere più scorrevole, prova ad incrociare la traiettoria in uscita dalla 2, ma viene infilato a sua volta da un altro tizio. Ragazzi, è difficile senza sapere i nomi. Attenzione, perché il coach sta dietro. Cosa fanno? Ok, sono a posto. Se capottaron. No. Ma io posso cambiare il modo di fare telecronaca per questo campionato? Vai.
Posso fare una te? Uno si è girato! No, girato! Se toccaron! Se toccaron alla chicane! Cioè, se io si è piantato. Madonna! Sicuramente. Ah, niente, la prof. La flagrata Borgiani! 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 La prof è piantata? Madonna, c'è la ruota storta, sembra Bormolini. Quindi, ragazzi, auto di ottimismo? Sì, auto di ottimismo. Esatto. Allora, chiedo per favore di spiegare la storia dell'auto di ottimismo. È troppo lunga, dobbiamo coinvolgere l'unica di essa argentina. Sei tu che dovresti spiegarlo. Esatto. Ma non l'hanno ancora mandato in pista? No, ma è stato Todo. Mi sembra quasi palese che no, dai, su mi pare. Sì, sicurezza, ottimismo. Quanto è bello che sembra che da quella curva sembra che escano da Rovigo. Marco, ma che cazzo ridi? Marco, effettivamente sono al confine, sai com'è? No, cioè, sei a Rovigo, guarda bene. Sei al confino. Esatto. Dicevo, ci sono due commenti in chat da prima. Non vedevo così tanti in griglia dai primi anni della Moto2, vero? Però è la base del nazionale, credo. Però con i carter sistemati meglio. In più, Alessio Tasco scrive: la Pedrera è una brutta pista, change my mind. Bene, Aldo, puoi insultarlo tranquillamente. Abbiamo il primo ban. Sì, potrei fare tutta la spiegazione. Cosa? Aspettate. Cosa? No! Cosa vuol dire? La tenuta! No, la Madonna! Cosa ho visto? Qualcuno in toni déjà vu. Oddio! Déjà vu! I've just been in this place before! La Madonna che pantamponata gli ha dato! E quest'altro dietro! Due incidenti diversi quelli! Cosa succede? Sì, esatto. La Madonna. Le micra, come la tenuta? No. Come l'ha tenuta? Dio boh. Comunque, dato che c'è bandiera gialla, al proposito, che sia esatto il momento adatto per spiegare la storia dell'ottimismo. E niente. Cioè, solite cose. Aspetta, però. Ma non sarò io a farlo. Un attimo, che prima devi tu l'artefice di quella roba. Non sono io l'artefice, è Rosario Triolo. Aspetta, fermo. Bravo, dillo. Esatto. Rosario Triolo intervistato da me. Aspetta, perché c'è del trigger qui adesso che bisogna lasciare andare. Vai, Aldo, parla spiega perché la Pedrera è una bella cosa. Allora. No, bello, potrei fare una spiegazione scientifica sul fatto che l'assenza di banking per il tipo di auto che viene utilizzato rende le gare molto più interessanti, perché costringe i piloti a sollevare le due ruote interne, oppure per il fatto che le alte velocità sviluppate sul rettilineo del traguardo offrono una maggior scelta di traiettoria, soprattutto perché la curva 1 non impone una staccata eccessivamente pesante. Però in realtà ci vorrebbe troppo tempo, quindi non ti piace la Pedrera? Alessio, un saluto. Un viaggio in Basilica. Io ho sentito tutto questo pippone con qualcuno che ansimava in sottofondo. Posso sapere chi è il Darth Vader dei poveri? Chi è? Qualcuno che ansima. Ah, okay. Metto una riparazione degni della Michetti, NASCAR per Michetti, una macchina, scusami, che sta facendo déjà vu involontariamente. Mike Alessi, come... posto dei braccetti con un martello. Borbolini sa qualcosa. Fate okay, parlare il video. Alessio ci ha scritto che ora è una bella pista. Fate parlare il video. Se parla. Senti ansimare, chiudi la finestra con Pornhub aperto, scusa. No. Le pensano di aggiustare un ponte così? Cosa? Come, Andrea? Come pensano di aggiustare un ponte piegato? Hanno messo a posto. Ma come? In che senso? Ottimismo. Voglio vedere quanto dura, però per il momento è dritta. Però sono abbastanza deluso perché ho notato poco il nostro... Aspettate, c'è replay di... Puttana miseria. La Madonna. Ma tra l'altro, no, scusatemi, adesso change my mind su questa cosa, ma lui l'ha persa da solo. Sì, vabbè, probabile. Sì, è vero, sì. È vero. Sì, sì. Comunque... L'ha persa da solo, è bellissimo. Sì. Ma non l'ha persa, ha tirato per la mano. Ah, allora era volontario. Backwards allora. Ha fatto come Bormolini. Dorifto. Comunque cosa ho trovato i tempi online. Che poi quanto è bello il fatto che l'auto di sicurezza si ferma sempre. Auto di sicurezza è andata via. Ho appena messo i tempi online su Discord, Verce.
Spettacolo, subito. Spettacolo. Adesso li apro immediatamente. E quindi mi preparo. Dicono mi preparo a fare una telecronaca decente in chat, nel frattime. Aspetta, in chat dicono anche l'autoferma ai box ha sbloccato le ruote posteriori sterzanti. Va bene. Esatto. Aspetto. Vediamo Geronimo Nunez che niente si accoda a Posco in seconda posizione. Aspetto l'invenzione del DAS da parte del Turismo Nazionale con la gente che va dritta perché tira via il volante. Va bene. Benissimo. È esattamente così che me lo immaginerei. Esatto. Altro, aspettate che c'è qua la chicane, che qua ci potrebbe essere del ritardo. No, me lo sono proprio tranquilli adesso. No. No, è abbastanza asciutto per evitare il ritardo, dai. Per adesso sì, prima era proprio... perché gli serve la pioggia. Vedo l'arco solitario, è piazzato anche abbastanza bene. Prima, ti sei perso le prime due gare che abbiamo visto fuori dalla live, c'era metà pista bagnata, metà no, e c'era gente che non stava in pista. Beh, giustamente, come è giusto che cosa sia. Cosa fa quello che entra in pista? Boh, comunque sta cosa che la Micra non si chiami Micra non mi va giù. Oh no. Vabbè, si chiama March, ma sempre quella è. March. Oddio. Perché March, Christofferson! Drifto. Ma come Drifto? Si chiama Nissan March. In Giappone da sempre si chiama March. Sì. Perché March? Tra l'altro vorrei sollevare un quesito molto importante. Vai. Mi piacerebbe molto portare all'attenzione di tutti le configurazioni aerodinamiche scelte dai team, perché potete vedere tutti quanti, tutti i piloti hanno praticamente il tergicristallo a un'altezza diversa e questo sicuramente può più o meno aiutare a seconda della tipologia di carico non aerodinamico scelto. Esatto, perché tanto il carico di queste macchine non so neanche. Ah, quindi praticamente il tergicristallo è come regolare l'ala anteriore? Tu, esatto. A seconda di dove fermi il tergicristallo, dai più carico, ci potrebbe finire tipo una mezza aerodinamica attiva, ecco. tipo tu mandi in stallo il tergicristallo e la macchina inizia a guadagnare velocità di punta, tutto. Raga, quando attivi il tergicristallo è il DRS. No, quando attivi il tergicristallo è per sporcare i flussi a quello dietro. Esatto, bravo. Sì, abbiamo spruzzino, però. quindi detto che dall'anno prossimo avranno l'effetto suolo queste? Esattamente. Anche l'anno prossimo la Formula 1 porterà i tergicristalli anche. Ecco. Sull'alo. O no? Metti una barretta sull'alo che fa avanti e indietro. Comunque mi rivolgo a Daniele e Edoardo, con cui pensavamo di mettere insieme un gruppetto a distanza. Io propongo come nome il System of a DAS. Ok, bene, l'ha detto, bene. Ti odio. Intanto mi segnalo dalla chat che vorrebbero la Iveco Cup l'anno prossimo. Beh, ci sta. A me basta rivedere la Coppa Bora, poi... Sì, Coppa bisogna Borat. Dirlo. La Coppa Borat. La Coppa Borat con i costumi quelli verdi. Sì. Esatto. Io invece ritengo seriamo vedere la 24 ore di Le Mans dei camion. Sì, è ignorante vera quella. Sì. Quella dovrebbe essere una competizione che andrebbe portata in live. Concordo. Che praticamente è la 24 ore di Le Mans con i camion sul circuito Bugatti. Sì, esattamente. E con un rimorchio anche da tenere per 24 ore durante la gara. Raga, ma è Verdone quello lì. Inizia il quinto giro di gara con ancora davanti a tutti Nicolas Posco, Geronimo Nunez, Christian Abdala, Marcos Fernandez, Emanuele Abdala in quinta posizione, poi Apud, Siaurro, Herrera, Bodrato e... testa a chiudere la top 10 con questo ingresso completamente sudamericano da parte di Fernandez che va largo e viene infilato da Abdala. Vediamo che testa ha passato Bodrato Mionetto, quindi non so perché i tempi se lo siano. Tra l'altro abbastanza ridere. Vorrei far notare quell'inquadratura a quel sosia di Verdone che si mordeva la collanina, non ricorda molto tipo un Gigi Dall'Igna nervosissimo negli ultimi giri tempo della... scusate di io gara saluto dove la Ducati si gioca la Micra dal decimo posto in su. Sì. Ecco, voglio salutare comunque quella mia Micra che è andata al bar. Oh no. non so quando si fa, ma dovete portare la 24 ore di Le Mans. Sì.
Sì, ma quale elefante? Perché però non è una sola, perché sono una quantità gigante la 24 ore di Le Mans. Portiamo quella a Sonoma, Mattia, e non lo sto dicendo perché è la pista che più ha. Scusatemi, la 24 ore di Le Mans è una specie di maratona del sesso? No. No, cioè no. Non è gente che limona, no. Puro. Siamo in quarantena. No, anche perché, no, noi, anche perché noi siamo esenti da queste pratiche sessuali. D'altronde non esiste, quindi. almeno beh, circa 1900. Maria Filippina la Pedrera before. Esatto. Ho messo un altro link per i tempi, se serve. Ah, Madonna. Ah, io li ho chiusi. Quanti? Mamma mia, che drift. No, ma ragazzi, la qualità dello streaming è altissima, devo dire. Io sono 720p sul telefono. Adesso lo metto anche in 720, fanculo, basta. Sì, 720. No, ma va vista in 144p. Per dare la full esperienza argentina, sì. Anche esatto. anche perché loro 720p lo hanno scoperto ieri, letteralmente. Sì. Ah, ma però hanno le riprese coi droni. Vuoi vedere in quanto a subire le 144p? Chiedo da uno che non ha ancora la fibra. Cioè, c'è da 15 anni che arriva da casa. Puoi vedere anche sopra la 144p, tranquillo. No, comunque questa non è una vera esperienza argentina, non è ancora morto nessuno. E comunque, ridiamo e scherziamo, ma campionati da 40 macchine in Italia non ce ne sono. Sì, che ce ne sono. Se sono i campionati ACI, forse. No, no. No, nessuno dei campionati ACI. Se sommi tutti i campionati ACI. Ah, scusa, hai ragione. No, ma neanche se li sommi, in realtà. Esattamente. Luca, se tu sommi tutti i campionati ACI, forse fai 40 macchine, forse. Va bene, se sommi i campionati ACI con quelli di Peroni, scusa. Va bene. No, Peroni c'ha 40 macchine, perché ha 40 categorie in ogni gara. Bene. Ah, ecco, ok. Ah, ok. Anche forse 40 campioni. Se ci sommiamo le auto da AutoGP ferme in un capannone della Coloni, forse potremmo raggiungere il numero prestabilito. Quasi sicuramente, anzi. Saluto alla Coloni. Io più che altro chiedo al nostro maestro delle ricerche su Maps, che sa chi è qui. Ahia, che c'è forse un free ride? No. Qua c'è un attenzione, la toma. Si prestano. Oh, che incrocio. Sono passaron. Si stanno picchiando tra Leanes Procasite Martinez. È troppo pulita questa cosa. Piccole nozioni, un free wide. Speak English free wide nel PC. Scusate, è arrivato un commento in inglese in chat. Nel turismo nazionale. Fermi. Un free ride nel turismo nazionale equivale a un free bar in discoteca. Sì, ma è arrivato un commento in inglese in chat. Sorry, we are Italian, so we speak Italian. Boni! Beh, leggi almeno il commento. We speak in Italian, so vostra madre puttana. Perfetto. No, totally, we speak Italian, so coronavirus. Totally unnecessary references. E comunque da notare che queste macchine qua, alcune hanno lo scarico sotto il pianale. Sì. Pizza mafia. Perché no? Esatto. Pizza mafia coronavirus, è arrivato l'altro che dire. Intanto esatto. Siamo riusciti a riscrivere tutti i preconcetti sugli italiani quest'anno. Sì, quali? Abbiamo aggiunto il coronavirus, a Berlusconi, la pizza, il mandolino e la mamma. Ah, ok. E la mafia. Il mandolino adesso sta già sparendo, si sta modificando con coronavirus. Esattamente. Esatto. Vai. Segnalo che Giglio mi sta scrivendo su Instagram e non ho capito, però adesso vado a vedere. Ma mi hai risposto tu, mi hai mandato tu una cosa. Ah, ok. Nel frattempo io mando il link dello streaming a Triolo. Dato di quello che mi avevi mandato, per fortuna farlo, no. Esce Triolo, arriva qua. Perché non farlo. Madonna, ma quanto entrano i traversi in quella curva? Sono spettacolari. Raga, fermi, non insultare più Triolo, che sono poi un casino. Ci querela. Oh no. Ho mandato il link dello streaming della C2. Ah, ok. Pensavo di deficiente. Salvo, attenzione. Sabino è salvo. Quando vedo l'appunto mi emoziono, devo allestire la mia così. Non è un appunto, è un palio però, il problema è quello. Vedi quanto sembra un appunto, non solo a me. Ma non è un appunto. È un palio, un palio. Metà di gara. Un palio, stranamente. Metà di gara sono ancora tutti tranquilli. Qua la cosa non va bene.
Beh, il drift del primo giro io comunque lo segnalerei. Sì, però sono troppo calmi ancora. Perché sembra... Scordia. C'è una pista che è larga come un aeroporto. E vabbè... Un passaggio di ferro. Cioè devi puntare uno e ci chinarlo apposta per prenderlo. Beh, Giglio, può succedere. Danielino, hai localizzato il capannone con tutte le auto GP ferme su Maps? Dovevo farlo. Penso assolutamente di sì, e affondiamo il nostro campionato con Blackjack e Squillo di Lusso. E sì. Poi vabbè, insomma, il giorno dopo c'è la denuncia per furto di monoposto, insomma, questa live verrà cancellata. Tipo Morgan, che succede? Ma sulla base della gara che stiamo guardando, siamo qui a proporvi un nuovo concetto di competizione, oh no. Il CCTT. Sulla base della gara che stiamo guardando, io volevo proporre la Fiat Linea competizione. Ma in realtà è stata sostituita dalla Tipo, quindi lasciamo parlare Verce. Ma tornando al City Car Touring Trophy, come l'ha definito il nostro Filippo Bossetti in una ficcante demo che vi proporremo più tardi su Yellow Flag Talks, tanto bandiera giallo-rossa. Sta arrivando la pioggia forse? Oh sì. No, sta arrivando la Roma. Lecce. No, quello è Lecce. No. Dai che mi triggero, non lo fare. Ma Michetti, sei romanista o laziale? Agnostico. Sì, tendenzialmente... Porco Dio. Totalmente immotivata, va bene. Bene. Ma diciamo che io mi fermo ai cucchiai di Totti e ai cucchiai mancanti di Giglio. No! In chat dicono, ma il CTCC non è il campionato CIS Turismo? Sì, no, ma il nostro sì, è il quello. CCTT, è quello il problema. Esatto. Prego, Percelesi, finisci la spiegazione di questo campionato innovativo. Che sostanzialmente non trattasi di un'idea nata da me, Mattia Tremolade, e poi condivisa con tutti i membri del gruppo. Un campionato basato sulle city car, sul segmento delle C1, sul segmento A. Quindi tra le vetture elegibili parleremo per esempio delle varie Toyota Aygo, delle varie per esempio Citroen C1. Volkswagen Up, Skoda City Go, Seat Mi, parliamo della 107, parliamo della della Twingo, della Panda anche. Della? Attenzione, Panda, anche volendo. No, sulla Panda siamo sinceramente abbastanza combattuti. La 500, allora. Però io continuo a proporre la Twizy. Oh no, ma magari. Oddio, quello sarà per il ECCTT. Sì, esatto, quello sarà per il ECCTT. Comunque, ma tu veramente il bello di la Twingo da tenere d'occhio perché ha trazione posteriore, quindi... Come la esatto, sarebbe anche un modo per sparigliare le carte all'interno del campionato. Come la trazione posteriore? La Twingo, come sì, la Twingo è motore e trazione posteriore. Posteriore. Quando? Perché? L'ultima fatta insieme alla Smart. La Smart 4-4. Esattamente. Esatto. La i10 sarebbe omologabile? La i10? Sì, Hyundai i10 sì. No, lo streaming è andato al bar. No, quindi no, anche la Kia Picanto. No, ok, mi si era piantato. Credo. No, si è anche piantato, si sta barettando male. Si è piantato anche a me. Comunque la Twingo a trazione posteriore. Sì, confermo perché l'ho guidata per la Entry Cup, quindi su pista umida e con 1000 euro di caparra non messi da me ma dalla mafia siciliana, e quindi posso confermare che è un'esperienza abbastanza terribile. Bene. Comunque, sì, una cosa bella. No, raga, è volato al bar lo streaming loro. No, raga. No, adesso si va, funziona. A me no, ha ripreso. Va. È ripartito. Adesso è rifermato. Ok. No, adesso fa... Comunque... La cosa bella del CCTT è che chiaramente sono elegibili anche le versioni precedenti di tali macchine, se
in ottemperanza al regolamento pattuito. Quindi, per esempio, nulla mi vieta di andare a comprare una vecchia Toyota Ego del 2010 e di venirci a correre. Ma io rimarrei in casa, io ricomprerei la tua stessa Micra, venduta di, a più prezzo sempre da Donolato, che saluto, però. Ma quella è segmento B, però. È segmento B. Sì. E che infatti è un C2, come la, vedi. La Pixo. Hai ragione. Comunque. È vero, la Pixo. La Pixo può vogliamo dare le caratteristiche tecniche, i requisiti tecnici per questo... Aspetta. Ma non lo so, devono essere piccole, questo, to. Prima di questo, permettetemi di fare un saluto a Silvano Pira che ci segue da casa e alla sua seta rosa preparata da corsa che potrebbe tranquillamente partecipare al CCCC. Oh no. Assolutamente sì. Comunque in chat chiedono che circuiti per il campionato City Car. Bene, prego. Ovviamente il tetto del Lingotto a Torino. Io partirei dal cartodromo di Rozzano. Sì, la gara triovale. Sto scherzando. Ma perché? Nel triovale. Comunque, no, aspetta, parentesi molto importante. All'esterno del cartodromo di Rozzano, per chi lo conosce, c'è un nastro d'asfalto che costituisce un triovale esattamente uguale a Pocono. Un triolo. Ah, ok. Nel frattempo non vorrei dire, ma c'è in atto un po' di battaglia per il quarto posto. Sì, si sta pestando, ma nulla che mi sorprenda, Si stanno picchiando a sangue. Che cazzo ti fai? Circuito senza reti, però per il Lingotto. Oh no. No, comunque sarebbero perfetti tracciati ad esempio come Binetto o come Varano. Come Varano, Adria, per esempio. Magione. Come Castelletto di Brandizzo. Magione. Magione di merda. Adria. Il parcheggio dell'Ikea. Sì, il problema di Castelletto è che è molto molto stretto. Pietro Fittipaldi. Come? Oh, è uguale a lui, identico, sul serio. Pirto. Chiedono se la Lupo è iscrivibile al CCTT. Secondo me sì. Se ce ne sono abbastanza in giro, sì. Sì. Basta che non sia la GT, sì. Comunque io propongo il Tour Speedway, dopo... Oh no! Non so. Oh no! Credo l'abbiano disfatto ormai. No, no! Cazzo, che ci fa la NASCAR? Un ovale... Oddio! Oddio, che cazzo! Il fotografo di dietro! Il fotografo! Il fotografo! Tra l'altro, l'unico fotografo presente su 10 km quadrati era lì! Che mina! Mamma mia! E abbiamo il motto anche per oggi! Ti credo, auto di sicurezza! Signori, per favore, qualcuno metta la scena di coso di Frankenstein Junior con la scena morto di fresco di giornata. Sì. E metta il fotografo al posto di Igor, per favore, subito, mi serve questa cosa. Attenzione, quindi... proprio dovevamo dirlo nella maniera giusta, tremenda pigna. Oh, tremenda pigna per l'uomo del fotografo. E se spaccavo la mascellao, no? E da notare la direzione gara capiscarmi di Matrix. Madonna, veramente. Quindi, fanno notare che... Scusa. Vediamo il replay. No. Che botta. Ragazzi. Ma che botta inutile. Che sono la gara mangiata. No, dai, il fotografo era poco dopo, fortunatamente. Sì. Però bella tra l'altro non ha fatto un plissé. Soprattutto bello quei gersi molto stabili. Sì. Sì. Legate con un altro adesivo ottimista. Mattia ci fa notare ottimismo carretera. Mattia ci fa notare. Io vorrei spiegare che esisteva la Lupo Cup. È vero. Esisteva la Lupo Cup. Ragazzi, a Binetto hanno delle Lupo in stock, diciamo, con cui organizzano track day. Ah, figo. Sì, sono quelle che avanzavano dal trofeo VIP della Selva di Fasano. Anche perché poi solo un'auto. La Ignis. Dove lo vedete il turismo? Ti mando lì. La Ignis mi sa più B. Bisognerebbe capire. Quella nuova. Quella forse è la Swift, nuova, forse. No, più la Ignis, quella nuova. No, dico, forse il segmento B è più la Swift adesso. Sì. Sì, perché la Swift... No, è che la Ignis, quella tipo la Super 1600, mi sa di... E la Jimny? quello è per il campionato fuoristrada, esatto. Adesso ringrazia che nel turismo nazionale stia correndo una Renault Kwid. Madonna, che brutta idea, veramente.
Seriamente, perché non c'è una Suzuki Jimny nel turismo nazionale? Ah boh. Perché no? Anche perché... perché dovrebbe? Però il Jimny lo possiamo includere nel CCTT, No. Vorrei... Sì? No. Sì? E tanto il Jimny alla fine è un'auto da città solo rialzata, sui trampoli. Quindi ok. ma se becchi quello storto, fa tipo le gare di Inkart che è ultimo e praticamente se le porta via tutti. Comunque, mi pare strano che comunque stanno facendo le interviste e non ci sono le signorine. Sì. Ma Giglio, stai parlando dal bagno col microfono... In camera? Strano. Ho cambiato cuffie. Ah, ecco, perché non si sente niente. Triste il commissario. Qualcuno ha detto human centipede col microfono? Oh no? No. Oh no? No, non l'ha detto nessuno. L'ha detto Vercellini. Emma l'abbiamo pensato tutti. No. Sì? No. No. È sta loco. I commenti bellissimi, all'improvviso no. Immemorabile. È su una cagata del circuito, così, si è presentato, basta, chiudo. Raga, ma questa gara la finisco sotto safety car? Sì, è finita, è andata. Per forza. Hai detto l'altro... sì. L'avete visto? Il pilota che è andato dall'altra macchina dicendo che cazzo fai, cretino? Adesso voglio rivedere. Beh, non ha tutti i torti, diciamo. Sì, ma tanto quello della Clio credo che abbia lasciato... Era una Clio quella, vero? Quella rossa. Sì. Ha lasciato sotto 8, sì. 8 ettolitri di liquido e di olio. Quindi... Sì. Allora, ci chiedono sulla chat, andate a vedere se per il CCTT è eleggibile il cartodromo di Casaluce. Vai, Aldo. Vado subito. Aldo, vai. Ok. Sei tu quello esperto, vai tu. Comunque, incredibile come queste sospensioni siano rette da pane e speranza. No, queste sospensioni durano comunque di più dei semiassi di Bormolini. Un saluto. Ragazzi, ma è normale che abbiano dovuto tagliare buona parte del parasole per far posto al tergicristallo? Cioè, è inutile, totalmente inutile. Sì. Ecco, sì. Cioè, comunque non riesci a mettere un cazzo di adesivo su un parabrezza, Dio buono. Intanto ci mostrano quanti insulti si è preso. Sì. Ma pezzi di merda, ma vangulo sfaccim. Scusate, posso esprimermi? Posso dire. No. Alla luce dei recenti lavori che noto sul tracciato di Casaluce, mi direi possibilista. A seguito di lavori di ampliamento fatti sul cartodromo, sono possibilista. Hanno addirittura messo in box. Stavo guardando anch'io e concordo. Esattamente. Comunque stanno aggiungendo i giri, quindi sarà... Ah già, che vanno in overtime come in NASCAR, è vero. Sì. Che bello! Molto bene. Sì, ma lo fanno solo per una volta. Vabbè, come faceva il VTCC qualche anno fa. In chat, la lettera del cartodromo la possiamo fare mettendo il logo dell'Istituto Luce. Va bene. Per Castelletto di Branduzzo voglio anche la parte di Supermoto, va bene? Sì, quello che stai facendo. Sì. Il salto. Tra l'altro, ricordiamo che il grande favorito per la gara di Castelletto sarà Luca Gobber sulla C1. Oh no. Sulla Citroen C1. Ma con o senza spalle? Quello dipende. Vabbè. Si può dire la stessa cosa anche di Filippo? Su mia esperienza confermo che da guidare è divertentissima. Bene, dai. Ma come le stanno spostando queste macchine? Col pick up. Vai, tira! Tira e vai. Cosa giocano ping pong nei box questi? Che bello il ping pong. Grande il ping pong, sì. Dai. Che bello, cazzo. Entra e sento parlare di Castelletto di Branduzzo. Sì. Coincidenze, è Pietro Manfrin. Un saluto a Manfrin che ci segue da casa. Ave. Salve. È molto più ritardato il fatto che vediamo Leonel Pernia giocare a ping pong. Fabian Ghianantuoni. Comunque Manfrin, perché hai chiamato? Parte, questo è Okulovic, però ok. Sì. Okulovic. Vabbè, i colori della tuta mi hanno fregato. Sì, ma sono più bravi a giocare a ping pong che a correre. Oh no. No. Oh no. Da notare quanto ci sono più auto scassate che intere. Vabbè, è normale. Mi sembra onesto. Cosa succede? Ha avuto un infarto dello streaming? No, è ripreso, ok. No, succede. Io tanto qua non ho perso i frame. Buono. Ah, bene, dai, pulita la pista, raga. T'ha posto.
Passa lo scopon, passa. Ma cos'è, ma cos'è, cenere? Cemento. Non lo so. Cosa cazzo mi spasso? Io ve l'ho detto. Sono i piloti molti nelle corse precedenti. Li hanno cremati e usano quelli per come filler. Beh, comunque alla ragazzi, fine... nel retro paddock hanno tutta una sala piena di cose, di urne con le ceneri dei commissari. E quando finisce il filler, insomma... Ah, ok. Mi sembra tutto chiaro. Non è che poi ti voglio dare raccolto di polvere. Quindi usano le persone che vivono in Israele. No, no, si scherza, mi dissocio. No, io mi associo sempre. Basta associarti che ci chiudono il canale, basta. No, mi hanno chiuso una pagina. Ops. Ops. Mi hanno chiuso una pagina, ma non la bocca. Oh no, parla ancora Luca Basso. Oh no. E pensa, parlo anche su un canale a livello nazionale. Commenta pure il WEC, pensa a te. Non poteva stare zitto. No, invece devi commentare il WEC. Vabbè. Io comunque, Luca, fossi in te, farei anche un tentativo presso Sport Italia per l'acquisizione dei diritti. Sì. No, ma io ci sto tentando tutte quelle cose strane, quindi TC e anche la Marbula One, cioè stiamo tentando di portare tante cose, ma perché bisogna lavorarci. Hai detto la parola con la fai delle pressioni su Filippo Gherardi. Ragazzi, salutate Luca che ha detto che ha detto la parola con la M. Un saluto. Oh no! Oh no! Comunque va bene, approfitto di questo momento, vado al Max. Che razza di Fiat usano? Da una parte c'è la Palio, quella che si usava l'anno scorso. E dall'altra, debutto di quest'anno, c'è la Argo, che è la macchina che l'ha sostituita nel mercato di serie. Esattamente. E adesso sono le uniche due Fiat di segmento B attualmente in produzione. Non ha spento, non è vero? No, non possono ripartire. Cosa sta spargendo? No, non le ha spente. Raga, hanno perso 8 ettoni di filler. Cosa succede? Stanno mettendo secchiate intera di filler. Basso, c'è una domanda per Basso in chat, fermi. Anche quest'anno ci sarà Rallycross. Fammi parlare, te la dico, no? No. Anche quest'anno ci sarà Rallycross Sport Italia, punto di domanda. Tu ne sai qualcosa, Luca? La risposta è non ne so un cazzo, stai a vedere. La risposta è quella che ha detto Verce. No, da quanto so, in realtà dovrebbero prendere i diritti, ma non in tempo per la prima gara, ma per la seconda. Però ormai c'è quale coronavirus. Quale prima gara? Quindi... Non si sa più. Quando sarà la prima gara? Quella è la domanda. Ma sì, diciamo che Sport Italia è un po' rotto il cazzo. Ho capito tutto, Bormolini, Raga, dovete fare... Si sa minimamente quale possa essere la prima gara di qualsiasi campionato, in realtà. Sì. Beh, lecito io pensare... sono a piedi, come molti altri sono a piedi. A voler pensare male, è lecito pensare che il coronavirus sia stato messo in giro da Sport Italia per rimediare a questo ritardo nel garantirsi i diritti del rally. Certo. Potrebbe essere. Tuttavia, io posso dire che sulla Superbike so qual è la prima gara. Poi che sia un campionato su gara unica è un altro discorso. Ciao Alessandro, ci si vede dopo. Saremo sempre Everybody dance. Matteo Bontempi, la prima è stata rinviata, la prima gara di Catalogna. Lo sappiamo. Io voglio segnalare Ehi. Ma i complimenti a Doge che ha vinto il WRC 2020. Oh no? Grazie. No. Dopo parliamo anche del WRC, tanto sarà una pausa. Cos'è che perché ormai è finito, presumo. Sì, è stato finito il WRC, chiaramente. Anche questa è gara in campionato, campionato in gara unica, immagino. Sì. No, hanno già fatto due gare, questa è la seconda, quindi non è gara unica. È la seconda? Sì. Sì. Hanno già fatto una gara a Bahia Blanca che sembrava la Dakar, quindi tutto bene. Beh, effettivamente il periodo è quello, cioè sì, sì. Più o meno. Cosa volevi farmi notare, Vercellesi culo? Che ho voglia di cantare l'ultima canzone degli Scars on Broadway. Ma non l'ho che quindi c'ho in testa Daron Malakian. Oh no. Voglia di mi sono preoccupato tantissimo. Oh no. Io però non trasferisco su di te i miei pensieri, non farlo nemmeno tu con me. Oh no. C'è stato questo transfert emotivo. Trans. La cosa bella è che se il turismo nazionale si fermasse dopo questa gara, Gaston Janssen potrebbe aver buttato via la chance d'oro di vincere il titolo di classe 2.
semplicemente perché è stato in viaggio in Europa ed è costruito la mattina, quindi ha dovuto saltare questa gara. Riparte, signore. Ah, veramente? Non lo sapevo di Jansa. Che babbo. Sì, è stato in viaggio in Europa, quindi l'ha fatto fare 14 giorni di quarantena. Bene, dai. Ragazzi che passano sul filler, mo si ride. No, no, sì. è l'ultima curva in uscita. Ma su Filippo? Cioè no, Phil? No, vabbè. No, sarebbe Bill. Ippo. Il Biller. Bill Simpson? Dai che qualcuno ha le gomme fredde va drittissimo adesso. Ricordiamo che hanno appena detto una carriera non perdono. Ma come? Ma questo orologio? Ma come? Che cazzo? Cos'è successo? Ho perso l'ora esatta. Lo è quella in realtà, Ho capito, però. Mamma. All'improvviso hanno trasmesso una cosa produce. C'è scritto It's clobbering time. No, come? Come CM Punk. O no? Sono ancora tranquillo. Come la cosa. La cosa. Quella cosa lì, quella che non esiste. La cosa. Questa sono i Fantastici 4 di Barry, però. Minchia, ragazzi, se non ha provato a fare la curva, sto qua. L'ha fatta, ma non L'ha fatta! Bravo! Bravo! Bravo, bravo! Voglio fare una telecronaca tutta a incitare i piloti. Bravo! Così. Guarda che più li incidi, più cadono, quindi lascia stare. Che sembra essere... Che più che la telecronaca sembrava di essere su Pornhub, ma quello è un altro conto. No, non sono d'accordo. Tra l'altro vuoi far notare che all'ultimo tornante c'è ancora la micra in via di fuga. Sì. Appena saltano i freni qualcuno si prende una micra nel Ma questo quanta roba non intera sul tutto, davanti? Tutto rotto. Tutto rotto. L'auto non deve essere intera. No, infatti, è una chiara scelta aerodinamica. Ma che aerodinamica? Allora, è una scelta per risparmiare peso, perdono pezzi. No, tu l'ultima volta! Tu non hai capito, mentre sulle Maserati ci stanno le cose, le alette a saracinesca, che in base a quanto si riscalda il motore si aprono più o meno, loro vanno a muro, quando si riscalda il motore aprono il frontale della macchina e poi riaprono il motore. Cioè, è tutto studiata come cosa. Oddio, Procassetto. Ce l'ha fatta sito con botrotto mio netto e ce l'ha fatta. Ragazzi, prepariamoci perché c'è una chicana adesso. No, che paura. No, c'è la curva qua prima. No, raga, questa c'è la curva del drift. No, raga, sono in 6. Ci sono due chicane. Aia, sono in 4. Fermo. Ah, ecco. Non poteva non finire così. Non tornate dietro con le immagini, chi se ne frega dei primi. Regia, allora. Regia, l'hanno cartellonato questo. Mamma mia, che bello. Oddio, com'è entrato questo. Oddio, è matto. Mamma mia, oddio, è matto. No, l'altro. No, sono passato nell'aria. No, l'ha fatto davvero. Col pendolo. Sul passo dell'aria. Daniel Ricciardo, levati Ricciardo, levati questo. Attenzione dietro. Per quanto riguarda è finito l'anno. Sul passo dell'aria. Cosa ho appena visto? Agostino deve passare a caso con un pendolo realistico. Guarda, parte è uno che l'anno scorso è stato vice campione, quindi... Chi? Ok, ci sta. Agostino Herrera. Sì, ma sti cazzi, che sorpassino delicatissimo. Porca puttana. Beh, ma ci sta. Niente, vince Nicola Sposco. Porco. Ma c'è le... Sposco gana la finale. Ma c'è il tachimetro della Mini? No, in macchina. Ma non so dire veramente tachimetro che ha rimediato da qualche sfascia carrozza. Io sto aspettando un replay. Sì. Alla colpo sul volante. Tutti lo stiamo aspettando. Tutti. Vogliamo un campionato così anche in Italia? A chi lo dici? Cosa fai? Esatto. Ci butti una volta, ma l'hanno tolto.
No, ma chi è questa? Perché c'è il rallycross? Cosa sta accadendo tutto insieme? Non è il rallycross? Non è il rallycross, va bene. No, no. Ma cosa sta succedendo, ragazzi? No, no, sto facendo caso di partenze. Perché Rosario Triolo? No, non è Rosario Triolo. Non è Rosario Triolo. Di che parla? Cioè, mi viene da pensare, amici, no, serio, mi viene da pensare che sia tipo un'edizione straordinaria del TG. Sì, probabile. In realtà sì, perché adesso hanno chiuso tutta l'Argentina anche lì, guarda, stai a vedere. Eccola, gara annullata, C3 annullata, andiamo a casa, ci ammazziamo tutti quanti, Dai, dai. Ecco, anche Rosario da vedere quest'anno, perché minchia, sono matti. Prima curva in banking, che brutta idea, veramente. Veramente che brutta idea. Sì, ma quanto sta scorreggiando questa macchina? Non sento l'audio perché c'ho sul telefono, sennò non sta scorreggiando, è solo un 2000 aspirato che urla. Ti chiedi pietà, intanto guarda che bella la terra là all'esterno. Lionel Pernia! Almeno sei sicuro che tra Climis le riserve. Ho letto coronavirus, dopo... Sì, ho letto anche quindi. Per un attimo. Adesso mi fermo e ricontrollo. Però porca miseria, devono far vedere l'incidente di prima. Sì, voglio capire cosa è successo. Non cioè, perché la gomma dopo essere rimbalzata ha beccato qualcuno. Cioè, non far vedere uno che è stato cartellonato direttamente sui jersey. Sì, è stato proprio lanciato nei jersey, va bene. Team Radio di I'm back. Ciao. Ah, ciao, Omar. Ciao. Ecco qua. Ora Discord si è calmato e ci sono. E siamo in diretta. Amici che ci state seguendo live, quanti di voi vorrebbero le gare dei campionati argentini sulla TV italiana? Dai, facciamo una petizione. Io farei il commentatore. Change.org, petizione per i campionati argentini nelle TV online. Cos'è detto, Luca? Bene, la notizia che è stata data lì è praticamente che alle 17, alle 17 ci sarà un intervento del governo argentino che sta valutando una misura come in Italia, cioè quarantena generale in tutto il paese. Bene, però... Eccola qua, l'ho trovata la notizia da Bloomberg che dice che per l'Argentina Mars 10 days lockdown to beat virus, quindi praticamente faranno lockdown di 10 giorni. Bene, mi sta bene, ma fatemi fare la gara, okay. Fate fare la C3, se no vengo a casa e vi picchio. Scusa. Giusto. Quelli che ci stanno seguendo stanno dicendo io non sarebbe male, io... per comprare i diritti. E ora è arrivata l'ora, Vercellesi. Sky Sports Argentina. È arrivata l'ora. Turismo nazionale Super TC 2000 e Turismo Carrettera. Sky Sport Carrettera. Sky Sport Argentina. Anche Arlan. Ciao Arlan. Ciao Arlan. Come Arlan? Ciao Arlan. Chat. Ciao Arlan. Oddio. Da abbiamo Arlan in chat. Mamma mia. Chi si vede? Oh Arlan, buon salve. Buon salve. Quanto tempo? Buon salve Salvino e Giglio. Posso parlando. Posso soltanto segnalare che Bilippo sta giocando a carte e non sta venendo in chat. Ma che cancro. Come sta giocando? Ma, da un lato è meglio. Scrivi qualcosa Filippo, che non ha capito niente che non ha capito. Mandagli il cazzo in chat per prima. Mamma mia. Una categoria così la vorrei in Italia per rianimare l'ambiente del turismo italiano. La vorremmo tutti, ma non succederà mai. Magari. Sarebbe da fare un discorso. Si chiama CCTT. Si chiama CCTT, l'ho già spiegato. Un campionato economico. Vabbè, bisogna proporre quelli di Peroni. Che schifo quelli però. Intanto faccio notare che ci hanno fatto vedere delle riprese che noi in Italia non vediamo da un po', ovvero abbracci e strette di mano. turismo nazionale infetto, totale, tutto infetto. Tutto il turismo nazionale. L'infetto nazionale. Comunque, campionato low cost più o meno. CCTT, sì, il nazionale credo che gli costa 8 milioni di peso. Che però sono 15 euro, sono pochi messi in euro.
Sì, ho capito. Però... Sub, qual era il costo dei diritti del carretera? Ma no, sì, quattro panini alla porchetta e una pacca sulla spalla, alla fine quello costa. E quattro pesos. E quattro pesos. e due schiaffi. Sì, pesos e due misure. E da fare, ragazzi, da fare. Oh, l'ha detto. Da fare Sky Sport Argentina, da fare, ragazzi. Poi facciamo le gare 24/7 con National TC2000 Carrettera. Però aspettate, top race. Più che Argentina si può fare anche direttamente Sud America. Sì. E aggiungerci anche sto Car Brasil e la Superbike no. brasiliana. La Carrera Brasil. Ovviamente Superbike brasiliana commentata da Vercellesi. Chiaro. Per quello l'ho detto. Chiaro, da me certo. È Vercellesi però, perché tanto basta anche un amatoriale per quel campionato lì. Perché saluto. Sì. Io qualche giorno fa l'ho proposta l'idea di aprire una pagina che parla di campionati argentini in generale. No, quindi... no. Non ce la posso fare perché ogni due volte mi viene da bestemmiare, non ce la posso fare. Toccar Brasile anche. Sì. Toccar Brasile è un campionato oggettivamente della Madonna. Poi quest'anno quest'anno arriva la Toyota. Sì. Vabbè, con Mattia Rossi, con Rubens Barrichello, NASCAR Messico, un altro campionato. Piquet Junior, Antonio Felix da Costa. No, ma guarda che la Stoccar Basile è veramente un campionato. Un ospite per la prima gara che tra l'altro hanno già cancellato. Mattias Rossi, no. Rossi invece farà tutta la stagione. Come 108 Super 1006? Come? Eh sì, è per il rallycross francese. Come? E questo virus ce la sta togliendo. Bormolini? La 108 Super 1006? Ormai sto coronavirus sta uccidendo tutte le gare di questo weekend. No, di sempre. Cos'è che sarebbe la 108 Super 1006? Nel campionato francese rallycross, a quanto pare, la 108 Super 1006. Tu fai come? Aspetta. Come ci fa a stare? Ma ne voglio due, Hanno fatto la City Go, scusa. Sì, beh. Ma la City Go merita. Sì, ma è un'app alla fine, quindi... Se fai l'app puoi fare anche questa, chi se ne frega. No, ma l'app l'avevano fatto Supercar. Che bella idea, grazie. Cosa? La Volkswagen app l'avevano fatta Supercar in Finlandia. Che brutta idea! Che brutta idea. Ok. A cuvola. Ticchi macchi, cuvola. Oh, che era. Vabbè, hanno fatto anche la Mito S1600 qui. Sì, tra l'altro senza neanche usare il motore della Punto, sono partiti dal 1400 multi-air. Sì, è che quell'auto... Però, aspetta, la Mito Super 1600 è un'idea partita male, finita peggio. Sì, sì, ma il motore è nato dal 1400 multi-air. Perché voglio solo far ricordare che l'anno scorso è uscito da comprarla e lo chassis... costava 170.000 euro. Come? Fra cosa? Fra. Cioè, praticamente la macchina senza la meccanica costava 170.000 euro. Che costa quanto metà di una supercar? Ma la cosa non mi sorprende. Ma quanto... Visto che tu ne sai, Bormolini, quanto costa una 1600 normale? Più o meno? 1600 normale... La puoi pagare come boh, un RC. Scommetti che comunque fai 8.000 euro anche. No, una R2 la paghi sui 70/100. Delicatissimo. Le 6 adesso in teoria si sono svalutate. Oddio, sì, vabbè, più o meno. E non vengono più usate nei campionati, solo nel rallycross. In un campionato mi sa che c'è solo il rallycross. Eh sì. Da ricordare che la Technodome ha fatto la tipo TCR, assolutamente, ma... Da ricordare che la Technodome ha fatto la tipo TCR. Ah sì, è durata due minuti che la tipo TCR. Ora dove cazzo è finita la tipo TCR? È sparita. Non è mai stata creata, okay. Sparita. Fate parlare di Jan che stava facendo l'ultima volta che ha fatto solo una gara. Fate parlare di Jan, ce la fate. Fate parlare di Jan, ce la fate. Fate parlare di Jan. Allora, la tipo TCR di gare ha fatto una endurance al Mugello col gruppo Peroni. E basta. Poi doveva fare la 6 ore di Roma, ma non si è presentata. Si vocifera che era in Turchia, ma tipo un paio di settimane
di mesi fa l'hanno visto girare ad Adria. Come? E poi nulla. E poi bar, bene. Bello, ben bravi con la tipo TCR, sempre sul pezzo. Anche okay. Lì TCR che con il mondiale sta morendo fortissimo come campionato. Sì, beh, lo dai in mano a Ribeiro, prima... questo è il risultato. Sì. Beh, piano, più che altro dicono, oh, facciamo le TCR con le auto elettriche. Ciao ciao a tutti. Infatti. Tutti spariti. Tutti spariti. La prima prova in pista della TCR, della tipo TCR, è stata ad Adria. E la macchina si brasò letteralmente contro una barriera ad Adria. Tu dici, come hanno fatto? Non lo so neanche ora. Comunque andare a muro ad Adria ti devi impegnare. Io sono arrivato adesso. Che cosa guardiamo? Scusate. C'è il Turismo Nazionale, ti mando il link. Ciao Lorenzo Giundiz. Grazie, comunque Lorenzo. Sempre tornando in tema di Super 1600 da Rallycross, c'è una Twingo in vendita a 70.000 euro più o meno. Oh no? Dai! Su Discord c'è il link. Ma la Fiat 124 GT4, ne avete più saputo qualcosa? Esiste una Fiat 124 GT4? La stavano provando, sì. Ma così come era conciata era impossibile da omologare in GT4. Ma è più da un anno e mezzo che la stanno provando. Non è uscito più... nessun risultato finale. Cioè. No, è debuttata allora... prima l'Alpine del GT4, che è il 124. Oh, praticamente no. Ha fatto dei test a Cremona e a Monza e poi non si è più vista. Io non sapevo neanche che esistesse. Franciacorta e Monza. Cazzo, che pistoni. Non lo sapevo mica. Andare a cercare se qualcosa... Tra e contiamo oltretutto che adesso è uscita di produzione, quindi... Quindi bar... molto bardic. Proprio 4 mesi fa è uscita in produzione. Oh, sì, è pure bella. Sembra una midget, ragazzi. Figa, sembra veramente una midget sta 124 GT4. Peccato che non sia... Generelli fa cagare da 124, figuriamoci nel GT4. Vabbè, non è vero. Ma nei rally non è che faccia proprio cagare. È il GT che sta dominando tutto. E comunque non è vero. Cioè, sono cose completamente diverse. Rally e GT. Di Clash, infatti, la 124 da rally va anche abbastanza bene. Sta dominando la sua categoria. Immagina quella macchina focussata a pista. Cioè... Cioè, bisogna sempre bilanciare i risultati della sua categoria, non sull'assoluto. Eh sì. A 124. Le RGT sono fatte per andare meno anche dell'R5. Corre da sola e sono ce ne sono 3 di 124 in tutto il mondo, in teoria. Tutte dell'ACI. E sono tutte dell'ACI. Bene. Che schifo. Vabbè, se direbbe una 124 R4. Oh no, che brutta idea. Per poi vederla correre da sola. No, vabbè, le R4 alla fine hanno abbastanza vetture, quindi non è male. Bruh. Io aspetto la tipo R5. No, così. R4, ma noi andiamo su sulle R4 perché c'è una 500X R4 e una Dacia R4. E quindi trasformiamo la 500X in R5. Sì, va bene. Va bene. Allora, sono d'accordo. Fate conto che l'R4 equivale a un R5 più o meno. Sì, a costi lo so. Quindi... No, ma anche di prestazioni. Più o meno. Perché più o meno hanno la stessa potenza e peso. Arrivo. Detto, scusa. R4. Stessa potenza e peso. Sì. Esatto, argentina. Però costa la metà della metà. Commento in chat. A proposito di Alpine, la nuova 110 è arrivata a 11esima assoluta al Tocchè con delle cure. Ci sta. Sì, ma per carità di Dio, chiamamela Alpine, che non è un autoradio. Alpine, Alpine, culo a mammita, è uguale, non cambia niente. Appunto. A Monza ho visto esposta l'Alpine RGT. Comunque pure così il telefono come dashboard. Sì, è figato. E che alettonazzo c'ha, oltretutto. Cioè, sì. Ma ricordiamoci che la cosa peggiore del coronavirus è che il monomarca dice con la LMP4 e la GT4,5 non si può disputare. Oh no, come siamo dispiaciuti.
Io sono più, più distrutto. Mi scendono le lacrime, guarda. Sono più distrutto dal fatto che in America il monomarca Salen è già morto dopo una stagione. Salin. Perché mi sembra che l'anno scorso... L'anno scorso hanno fatto 4 macchine, mi sembra. No, ne hanno fatto un bel po'. Ma quest'anno comunque... c'erano 2 o 3 macchine comunque scritte. Sì, però comunque adesso le stanno riconvertendo in GT4. Vedremo. Sam, dimmi. Ti ricordi la Salin fine anni 90, inizio 2000, l'S7? Sì. Macchinone incredibile. Che macchina della Madonna, c'era la versione turbo. Ma tu ti ricordi la Salin Mustang che ha fatto Le Mans? Che non girava? Che brutta idea. Sì. Che cazzo di idea è fare? L'hanno usata nel 97 nel campionato FIA GT, ma poi nel 98 morì definitivamente. Ma meno male, era un cesso di macchina, di Madonna, non faceva le curve. Quelli sono stati anni assurdi comunque, perché io mi era capitata una foto di una Morgan Aero 8 adattata un po'. Ah beh sì, ma Morgan, la Morgan faceva il GT. Sì. Una GT3. Sì. Morgan faceva il GT prima di... VPR. Che succede? Esatto. Prima di scomparire. Ed è pure omologato come GT2. Ma Morgan era in abitacolo con Bugo? Sì, lui. Sì, ma dov'è Bugo? Esatto. E dov'è Bugo? Forse... È Bugo? Forse avevano bugato una gomma? E dopo questa... No. Sparati. No. Forse ti devo come buttare hai la un ban? Ma come? Cioè, io torno alla prima cosa che sento è Daniele che dice ste cose. Sì. E qui bar fortissimo. Ok, allora ragazzi, ci rivediamo tra un'ora. Ciao Cinti. È durato troppo, ragazzi, Carlo. Saluto Cinti. E vabbè. Allora. Vedremo, adesso parte la C3, si stanno già schierando. Oh, 3 volumi. Ah, sono belli, bellissimi. Adesso ti fai due risate anche tu, Lorenzo. Aspettavo questo momento da anni. Guarda, ragazzi, c'è una concentrazione di Lorenzo in questa live. No, dove... adesso due, siamo va bene. Oggi è giusto. Ma più che altro c'è già una concentrazione di toscani abbastanza alta. Oh no. Siamo addirittura di uno. Top i biscotti. No. Ok, qua sto facendo 2 cambi. Ho messo in link su Discord per gli amanti degli sport invernali una chicca. Va bene. E vediamo sto link su Discord. Ci ha messo? Ah! Oh! Non posso aprire. Urca! Le mette tutte le lettere. Ah. Ypsilon! Urca! Ho capito chi è. Sì. E tu ma... Sì. Decisamente. Molto bel lavoro. Corrono in autostrada. No, è la pista così che è gigantesca, è larga infinito. E difatti si picchiano, riescono a fare 800 traiettorie in curva, tanto chi ne frega. La pista è larga. Figa, raga, che fatica. Ma che? Comunque, io non mi spiego come, che ne so, nel Sud America e nell'Est Europa vanno fortissimo i 3 volumi, perché sono macchine ormai fine a se stesse. No, perché sono le macchine che si possono permettere. No, perché sono le macchine con cui puoi nascondere i cadaveri quando fai degli omicidi. Chiaro? Anche. Io a Praga vidi la Dacia Sandero 3 volumi. Che brutto! Che aborto! Sì, grazie, non potevo... Che abominio, cazzo! Hai risvegliato Satana, praticamente. Dio, ma io a Brno vidi la Clio Sedan. Oh no? Fra... Parte... Sì, c'è la Clio Sedan, sì, è vero. La chiamavano... Era chiamata in un altro modo, però... Sì, ma raga... Chiamavano Renault Thalia, però era quella. Esatto. Io vi ricordo che in Italia hanno commercializzato la Clio Station Wagon. Io ve lo ricordo, che non è bello, non è meglio. La Clio Sporter. La Clio Storia. La Clio Storia. Tanta roba. Magari è un'altra Clio Storia, invece no, ci hanno tirato fuori la Clio Sporter. La Clio Merdar, quella di adesso. Nel suo senso. Che probabilmente si chiama Sporter perché...
ispirata a talmente tante di quelle sportellate nel Turismo Nacional che a suon di sportellate è diventata una station wagon. Ma sì. Oh, ma c'è Mario Isola? Come? In realtà mi ricorda qualcun altro, ma non so. Mi sembra Will Ferrell l'inventato. A me sembrava il figlio di Enzo Ferrari, come si chiama? Dino. Piero. L'altro. Sembra Piero Ferrari, scusa. Dino è l'altro. Dovevi specificare se il figlio vivo o quello morto. Ah, hai anche ragione. Se quello vivo o quello della casa di Mogano. Già di Morandi indice, no? Già di Morandi indice. Luca, cosa stanno dicendo? Luca, tu che non dalla riva, Luca Basso, tu che sei lo spagnolo. Dai, capisci, dai. Ah, non stavo neanche ascoltando in questo momento. Ma sei l'unico che sta lo spagnolo qui dentro, non ascolta. Dai, adesso ascolta. Stai dicendo che il circuito è incredibile. Ah, poi cagate, pensavo che. Ma zio, che non fate casino, che non capisco niente. Quello non dipende dal nostro casino, Luca. E dal tuo ritardo. Anzi, dal ritardo di Vercellesi, no? Si scherza comunque. Come? No, stai tranquillo, non lo diciamo quelli di Sky che hanno un minuto. Sabino, hai presente come vedi le gare tu? Stai zitto. È presente come le vedi le gare? Come vedo le gare con tuo commento. Ah, il tipo era Ugo Paoletti, stava parlando sulla situazione del coronavirus, dicendo che spera che questa roba qui non fermi i campionati argentini. Invece tra un secondo chiudono tutta l'Argentina. Tra un secondo. Per la cronaca, Ugo Paoletti è presidente dell'APAT, l'organizzatore del Turismo Nazionale. Ci sta. Vabbè, ma tanto lo fermeranno comunque, quindi non è che anche se dice di no lo fermano lo stesso. Io rispammo il link del nazionale. La foto della Sandero 3 volumi, ho trovato un esempio, una versione speciale ancora peggio. Ho paura. Dio. Questo sembra Rob Huff. Oh no. Ma vogliamo parlare della Logan dell'STCC. Come? No, raga, sì, l'STCC non vale. Cos'è che è? Sì, è vero. Cosa? E comunque non vale l'STCC perché quelli sono tutti telai tubolari che assomigliano a cose. Ah, ok. Ah, ma ho capito. Ha chiamato quella roba lì Sandero, ma non era una Sandero quella roba là. Era no, tutta questa Logan. È una Sandero. No, quella dell'STCC. Non era... Quella dell'STCC è una Logan. Sì, ma non era una Logan, era un telaio che ho scritto Logan sopra. Come la tipo del Top Race, no? Che c'è scritto tipo, ma non è una tipo. Esatto. Ora stiamo discutendo su una Dacia. È tipo una tipo. Sì, sì, Mattia, ora l'STCC è morto, è vero. Hanno però comunque fatto una Dacia a trazione posteriore. Questo non si può negare. Quando? Chi? Ne hanno fatte due. C'è anche quella al contrario di Big Barle. Ha già la Sandero da Peak. No, che brutta idea. No, ma è integrale quella. Ancora peggio, non è che è migliorata la situazione. Col motore della GTR. Che idea. È una mini Countryman col motore della GTR travestita. Il replay del sorpasso di prima. Che bello sto replay. Mamma mia. Cioè, come ha fatto a inventarsi una roba del genere? Lo sa solo lui. Roba che Valentino Rossi e Catalunya 2009, spostati. Cioè. Comunque sì, non ho ancora fatto vedere la cartellonata di prima. No. Ma l'auto di Seguridad è una Prius. No, è una merda. No, è una Corolla, mi sa. No, una CHR. Decidetevi. Una Corolla o una CHR? Corolla. Esatto. Però. Vado al massimo. Stato in Messico. Sì, ma adesso in Scandinavia corrono solo con le TCR, vero? Sì. Carino lui con la motina, comunque. Cos'è? E coso? Verce. E Ganassi? E Chip Ganassi? Che l'unica persona al mondo che sa sul cab e pesa più del cab. È incredibile. Ecco, bene. Comunque state pronti ad avere il mal di mare con la telecamera di Facundo Chapur, che è già storta in partenza. Sì, che è montata sul tempo. Come quella di Amos con le che perché se lo stesse domandando, sì, Chapur è un pilota da Red Bull. Più di uno Red Bull, non mi ricordo male. Alla Red Bull li parcheggia lì. E no, perché in Argentina sono tanto tanto famosi loro.
Perché non fanno solo questo campionato, le fanno tutte alla fine. Le fanno tutti. Cioè, di tu esiste anche il rallycross argentino. Che sì, spiga vuole che Chapur faccia solo le categorie Mouras del carretera. Però le fa comunque. Cioè, non è che si corre solo a solo nazionale. Ma quasi tutti non corrono solo al nazionale. Ma che poi mi sembra che Chapur adesso fa solo quello, prima faceva anche altro, se non mi ricordo male. Forse faceva il carretera normale fino a qualche anno fa. Ma forse anche il top race? Ma per adesso lui fa Super TC 2000, National e Moras. Se non mi ricordo forse anche Rallycross. No, lui no, per Dio sì, no. Sì, 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 perché sulla pagina di Red Bull lo davano anche fa anche Rallycross. Com'è? Ok. Com'è? Facundo Chapur del Rallycross, sudo. Ricordiamo che, per chi non sapesse, il Rallycross argentino ha le auto da Rallycross normali, non normali però perché hanno il vuoto ex TC2. Ha un vuoto aspirato che però non è l'ex, sono andato a verificare, è ancora più grosso. Ma come ancora più grosso? È un 5000 vuoto, sì. Ma come 5000? Sì, è un 5000 vuoto. Perché è un 5000 vuoto? Hai detto 5000 vuoto? Sì. Ma? No, scusate, silenzio, però 5000? 5000 vuoto. Mi lancio dal balcone. No. Che idea di merda. Ti sei sbagliato adesso. Quello è Greta Thunberg. E io pensavo fosse quello ex Super TC 2000, ma in realtà è ancora più grosso. Che brutta idea. Ragazzi, vai. La cosa più ignorante che ho visto io. Ho il fiato da perché ho appena finito di correre. Proce. Allora. Prototipo da terra autocross con un motore Porsche X Formula 1. Come? Sì, me l'avevi già parlato, mi sa. Ma perché? Sì, Mattia, comunque ma... il Cars. Scusa, ma il 12 quello della Footwork? Non lo so. Ci scrivono, riferita alla Pedrera, un circuito semicittadino con dentro uno stadio, LMA. Sì. circa. Vabbè, la è quella. Oddio. No, dai. No, in realtà è dentro alle le man della 24 ore, non ho bugato. È vero. È all'interno della zona di Tartre Rouge. Sì. È vero. Oh, per no. Mio è indirettissimo però a partire. Mariano. Ma per me è più uno. Quello forte è più uno. Io sono per Fabian Jan Antuoni con la Y, guarda. Facundo Conta! Sì, da ricordare l'anno scorso come è andata a finire con Leonel Pernia, mi pare. Che cazzo ci fa Werner 36esimo? Mi sa che ha rotto. E zio è andato. Ah, ecco. E zio è andato. Ma com'è andata l'altra live, Lorenzo, tra l'altro? Meme. Bene. Molto bene. Bene, dai, ci sta. Lì sì che erano tante pagine, effettivamente, altro che noi i quattro gatti di Madonna. No, sera abbastanza. Io sì. Ho fatto un'oretta. Bangarang. Ci sta, perché so che c'erano anche quelli di Charles Leclerc, tra l'altro, sono invitati. Ma ci sta, no. C'erano. Dove? Che sì, dai, gli hanno dato poco tempo. Quello in Memeton, la raccolta fondi. Fabian Jan Antuoni. Amici, non uscivo di casa da 10 giorni. Mi sono fatto 1 chilometro di corsa. Ma non ci interessa, c'è il turismo nazionale. Stai zitto. Aspetta. Ho fatto tipo 1000 metri. Tipo. Fermato la polizia? Fuori casa. Mi ha fermato la protezione civile. Sei un coglione. E beh, tanto puoi allenarti da solo. È un deficiente, sei. Aspetta, sono tornato, signore e signori. Che mi sono perso? Vercellesi, no, vuoi fare anche la partenza di questa? No, Vercellesi. Nah. Si può andare a si può andare lui. Il decreto lo prevede. Lo so. Vabbè, dai, ragazzi. Allora, chi abbiamo? Pernia, primo. Secondo, tira fuori la streaming. A questo punto, Luca. Beh, signori, sono in griglia. Per il timing, sì. Poi il Ghana è il signor Red Bull. Uno. Partiti. No, non sono partiti. No. No.
hai tipo 45 minuti perché tutti prendono ancora anche via, quindi... Oh yes. Adesso ridacci la nostra Gioconda. Ma? Caso. Cosa succede? Oh, mettiamo schermo pieno, Lionel Pernia in pole position. La tipo quarta. Bene. Uno fermo. No, ragazzi. In partiro, partiro. No, ha aperto la portiera. Cosa fa un coglione? Ma è scemo. Cosa fanno quelli? Ma è un cretino. Semplicemente aprono la portiera per segnalare il fatto che rimangono fermi in partenza. Ma stavano partendo. Ma stavano partendo, ma che idea è? È la cosa più pericolosa del mondo. Mamma mia, l'Argentina. Non c'è fastidio. Fammi capire. Per segnalare che non parti, perdi un braccio? Esattamente, sì, esatto. Cioè, fanno prima della bandiera. Ma scusa, mi sta bene come ha fatto Castigliano l'altra volta, che erano fermi prima dei semafori, apri. Ma mentre partono tutti, che cazzo apri? Ma di nuovo Castigliano? Ma di nuovo Castigliano? No, Domenech. Domenech. Sta facendo una pippa comunque. Ah, bello, gli si è rotta la frizione in partenza. Bene. Che culo. Che culo. Ottimo. Si è smontato, è stata via la frizione. Michetti, leggi qua in chat veloce. vabbè. No, niente. Dani, per risponderti, credo almeno 4. Oddio. Ad occhio, Anzi, abbraccio. Abbraccio direi 4. Forse anche 5, perché nessuno ha indagato effettivamente la situazione in mezzo. Sì, però devi avere il cazzo prensile per fare quelle cose lì, quindi non vedo quale problema. Come credi che cambiava le marce? Cazzo, ho sentito. Risalutiamo. Sì. È stato un piacere. La parola con la M. Chi ha detto la parola con la M? Il basso. No, non sono stato io. No. No, riga, piano. Andate piano. No. Mi raccomando. Come se cannonato in curva. Oh, mamma mia, aiuto. Sì, ma non ha desistito, eh. Oh, ma la FIA è in Peter. Sta lottando per la P3. Sì, la FIA vince. La FIA vince questa gara. Me lo sento. La Chevy con lo sponsor. Sempre che non lo schiantino un muro, sì. La Chevy con lo sponsor Mercedes è stupenda. Sì, è un po' più un caso. Questo perché non avete mai visto le Bora sponsorizzate Citroën. Sì, esatto. Coppa Bora. Perché non abbiamo ancora visto le Bora Cup. Le Volkswagen Bora con il sistema Volkswagen tolto, scritto Citroën. Nave Motors. Che bello. Concessionario Nave Motors. Tra l'altro è un stesso weekend in cui hanno attortato uno. Sì. Caso? Assolutamente no. Stavo scrivendo la tesi. Godiamoci questa ultima gara dell'anno. Sì, andrei. Sì. Vabbè, cazzo, ma tanto poi in Inghilterra corre dietro, sì, è entrato. Sì, al momento comunque sì. Ragazzi, io ho scritto la tesi nella off season sostanzialmente, ma tutte le gare che si sono corse mentre scrivevo la tesi hanno avuto una vittima. Che culo. Ma in gioia. La Dakar non è un caso. È il solito Vercellesi, ma in a gioia. È il solito Vercellesi iettatore, mamma mia. Uomo di merda. Non ce la fa lui a non iettare cose. No, il problema è che mi hanno anche dato un microfono per vivere. Comunque tranquilli che arriva anche qua in Inghilterra, anzi, ma c'è già. Settimana siamo peggio di voi. Io comunque non ho capito che cazzo faccia pure ogni volta la prima curva. Io non ho capito. Ma metti caso che gli vada bene. Ah, bella questa sportellata. Mi si è bloccato lo streaming. Bricatissima. Guardi, bella sta sportellata. Sì, pure a me. Sì. Da argentini si sta barrettando, sì. Ha ripreso,
Maledetti questi streaming di merda. Cioè, non è un problema di linea, è una forma di censura argentina. Ah, ok. Allora, pensavo fosse il virus. Il virus telematico. Werner si ferma. È andato al bar, Werner. Ma pensa se fosse che la tipo vince e che allora a vincere sarebbe un pilota uruguaiano in una gara argentina. Bene, tutto con posto. Un'auto italiana. Con un'auto italiana. Ma ci sono auto argentine qua. Ah, non è per niente. Vabbè, è come no, tipo messicano, al massimo turca. Signori, è come un messicano su un'auto giapponese che ha vinto il NASCAR. Come? Daniel Suarez? Eh sì. In Xfinity. Sì, che poi forse. Giapponese. Sì. Sì, Americana. Giapponese di nome, poi è americana di fatto, però. Vabbè, anche la tipo italiana di nome, ma la fanno in Turchia. Turchiabile. Infatti è tipo italiana. Ok, sì. Va bene, dai. Esatto. Dai, verso dopo andiamo alla medicina, verce. Non gli date spazio, quindi ok, no? Fatti di salsa kebab. Che poi su For breakfast. Anche le fieste sono fatte in Polonia. Sì. E le fieste hanno fatte in Ungheria. Quindi. Per dire niente? Ah, no. La cossetta è fatta in Slovacchia. Cosa fanno? No, raga, la tipo non frena. Ha frenato, ok. Ma quanto ci scrivono che questo è scomparso ora? Si fiondaron. Ok. Con la bussottina che va sempre bene nel gara turismo. Ci scrivono in chat, Suarez ora è scomparso. Sì, ma no, nel senso che non ha più un rotto decente sotto i piedi. Non ha più un team buono, semplicemente. Esatto. Non mi ricordo chi è, ma non è un team forte quello con cui corre adesso. No. Anche perché giustamente... Era con... Lui con chi era già? Con Ganassi? No, Suarez no, era con no, Joe Suarez Gibbs. Era con Gibbs. Gibbs. Prima era con Gibbs, poi con Newman. Cioè poi con Haas. Sì, sì. Con Haas, scusate. E adesso? Sì. Con Newman, sì, non con Ganassi, c'è ragione. Sempre con Stuart Haas. Sì. No, adesso no, adesso con no, infatti team minore è in un team del cavolo, non mi ricordo neanche come si numero? Chiama 90 qualcosa 96 96 mi sembra, non mi ricordo come si in chiama. Chat chiedono ma queste auto c'è. Ecco sì, punto. Queste auto da chi vengono cosa? Preparate? Arriva la domanda in chat, queste auto da chi vengono preparate? Allora il motore è ciglio unico... no. Io dalla speranza allora, allora il motore è unico di Oreste Berta o no? Il resto sono a caso. O meglio, la preparazione è unica, poi il motore, la base è quello della casa. Ed è sempre a caso, comunque. Non è mai preparato uguale, secondo me. Vabbè. E vabbè. Oh, yes. Adesso c'è un'altra volta Pernia che va totalmente dentro, all'interno. Adesso Pernia entra nel muro, se non smette di far così. Ma che cazzo fa? Raga, ma io sono un sacco... Ma io sono un sacco in ritardo. No, tu sei il ritardo. Refrescia. Questo sai benissimo che è falso. All'esterno, all'esterno. Piano, ragazzi. Daniel Suarez corre con il team Gaunt Brothers Racing. Non so neanche chi sia. Chi? È una squadra canadese che ha deciso di andare in NASCAR. E non ha fatto niente perché era trentesimo l'ultima gara, quindi ok. No, ma infatti non ha possibilità di andare. Comunque verso e nella penultima gara non è partito proprio. A Daytona non è partito neanche, non l'ha fatta la Daytona. No. Ha fatto la seconda gara dove praticamente si è fermato subito. Io torno tra poco. Sì, sì, torna bene. Oh, ma intanto siamo al giro 420. Yes. Quinto giro in realtà. Sì, il quinto. Cos'è che volevo dire? Verce? Refresh se sei in ritardo. PC, ma continua a refreshare che proprio mi arriva leggermente dopo rispetto a voi. Prova a cambiare browser. Dove tipo va? Cosa stai usando adesso? Chrome. Prova a usare Mozilla se ce l'hai. Ma questo qua l'ha rubato. Sì, i tempi live adesso su Firefox mi vanno. Invece su Chrome no. Su Firefox? Su Firefox. Augusto? Hai attenzione all'interno da dietro. Oddio. Sì. Sì. È passato. Non del tutto, però. E
Perché comunque la Civic riesce a uscire bene. E se buttato, sì. Adesso forse sono più avanti di voi, invece. Ma come? Non lo so! E adesso sono sul rettilineo. E c'è ancora Pernia che voglio togliere la scia Chapur. Esatto. Bella idea. E sarebbe Chapur che si sì, ma io odio Chapur. Chapur, Facundo hai rotto il cazzo. Cioè, no, basta. Per la miseria. Per la curva veloce, se toccaro. Per la miseria, top. Quanto esterno. Pur comunque secondo me tra due giri esplode l'anteriore sinistra. No, fra due giri questi qua si ammazzano, no, fra di loro nella stessa curva. Ragazzi, io avete ascoltato che è difficile che si ammazzino tra di loro in due curve diverse. Beh, ma sbaglio, sbaglio Gasman è un po' una new entry stolto. Vabbè, ha funzione. Vinto Sanremo Giovani d'altronde. Scusatemi. Approvo. Che cosa in fondo la Toyota ufficiale? Problemi ah, boh, Santero. Santero ha fatto una buona. Ha fatto un gran salto di qualità. Ha fatto una buona batteria. Se non che ha deciso che barettava. Chi cazzo era? Pernia. L'altro Pernia. Sì. E quindi niente. Basta. Ha mandato a fanculo Magliano Pernia. Santero ha girato Ursera. Ursera? Ah, era Ursera, ok. Sì, con la Civic era Ursera. Sì, l'ha mandato direttamente a fanculo, diciamo così, letteralmente. Eh beh, Ursera è stato fortunato comunque a perdere poche posizioni. Ma perché con una roba così poteva trovarsi tranquillamente in fondo. Ecco, Santero, che forse è lui. Dove cazzo è andato? Bello Pezzini. Minchia, che bel sorpasso. È Pezzini che è il vincitore dell'anno scorso, dopo che per me è stato a muro. Ciao, bravo Smith. Oh no, Cosa ha fatto? Ok, niente, Rossotti parcheggia la sua Vento. Ha spaccato tutto. Spaccato. Finalmente c'è Plata. Mamma mia, che sorpresa! Errorazzo di Pernia. E stavolta, qua più che altro Pernia l'ho visto un po' fermo. Errorazzo di Pernia in frenata. Non l'ha proprio, preso la casa. L'ha frenata. Stavolta che Pernia è cascato sul granello di Chapur. C'è la gialla. Sì. Sì, quello, quindi ha preso auto di sicurezza. Auto di sicurezza. Sì, no. Beh, auto ottimistica. Non c'è l'auto di sicurezza, mi sa, L'auto è Rossotti. E quelli dietro, c'è. Quelli dietro si stavano picchiando, Vabbè. No, sicurezza. Se vai come vado piano. Guarda quanto largo puoi andare. Ecco qua. Lo fa? Perché fa la S in rettilineo? Perché sì, ma per la miseria! Vabbè raga, ma ha incrociato tre volte con se stesso. Ma cos'è la regola sui due movimenti qua? Oh. Beh, i due movimenti sono più per quello che sta avanti più che dietro. Però è bello incrocio. Eh sì. Ho capito, però hai iniziato a incrociare tre curve prima, tra un po'. Si è bloccato sullo streaming, porca man. No. Bravo Sab, si è bloccato. Robert Downey Jr., sei tu? Ma prima hanno inquadrato Carlo Verdone e te lo sei perso. No, l'ho visto. Ah, ok. C'era proprio Carlo Verdone, proprio lui? Non ma lui che gli assomiglia. Ma che senso? In che senso, scusa? In che senso? In che senso, scusa? In che senso? Io sto con il muto, sto cercando di leggere le labbra. Cazzo! Ah, si tocca Seguridad. Ise Barettaro. Raga, adesso sì. vi voglio qui. Voglio che qualcuno di voi spieghi la storia dell'ottimismo. No, non la spiegherei. Non voglio farlo io. Io non la conosco! Quindi qualcuno deve spiegarla. Ma come non la conosci? La spiega Vercellesi che la sa.
No, ho deciso giusto. Che non la voglio spiegare io, la sapete benissimo anche voi. Ma scusa, io la voglio sapere. Noi abbiamo un metodo persuasivo che riguarda la prostata e diciamo cosa che... stai dicendo? Smettila subito. Non la prostata, il link di questa cosa a Guido Meda in privato è a posto. Sto scherzando, si scherza comunque. Scherza. No, Guido, si scherza, mi dissocio, non si sa mai. Io mi associo sempre. Basta associarsi, basta. Basta che si chiudono il canale. Io ho sentito solo però la prostata. Strano. Penso che di solito senti molto altro. Che ritardo, mi sente altro. Una S in rettilineo, va bene. Okay. Cioè, ha fatto lo rouge in rettilineo. Va bene, ok. Io vorrei segnalarvi la chat di Discord. Yes. Non la vedo. Sì. Beh, assolutamente. Ma... A me scusa, perché c'è Filippo? A me ha messo una Twingo F50. A me ha fatto molto più ansia l'F50 Twingo, ma ok. E quello è molto bello. Vuoi vederti la Ferrari 037? Ho paura. Sì, sì, ti prego, sì. Ti prego. Quella lì comunque la F50 Twingo è praticamente... Quando la vidi ho detto ok, questa è la mia auto dei sogni. No, da Ferrari fiero, ragazzi. Basta. Basta con queste meme che hanno rotto il giro. Immaginatevi comunque le auto del Turismo Nazionale nel circuito di Roma della Formula E. Spoiler, non ci stanno neanche l'Octavia Cup. No. Spoiler, non ci stanno neanche le Formula E. Ma neanche le Jaguar I-Pace ci stanno a Roma. E già tanto la Pace non sta su nessun circuito, cioè, non dovrebbero le I-Pace sono sui grosse sono tanto grosse nel circuito cioè, di Marrakesh cioè, le I-Pace ma neanche le sono più... Cup non si stanno a Roma comunque sì, ma le I-Pace al momento sono più grosse delle M8. Beh, sono dei SUV. Ma tu avevi detto che non c'è nessuna auto più grossa dell'M8. No, c'è la Bentley e la M6. Volendo c'è il SUV della Rolls Royce. Come il SUV della Stuttgart. Ma questo qua che fa giro giro tondo, scusa. Sì, non l'ho capita. Ah, no, perché deve rientrare. No, c'è la piazzola là. Piazzolabile, bannabile, piazzolabile. Pensavo stessi mettendo la striscia di chiodi. E partono. Yes. Mazza 037 Ferrari, dov'è? Arriva. Ripartiro! Verde! Ma tanto in ritardo però, Il bandiero si è messo in posizione sicura. Sì, arbusto dopo domani però, Raga, la tipo ha staccato con le ruote dietro e davanti. Beh, non che Arduzzo dietro abbia fatto tanto meglio. No. Sì, ma io la stavo vedendo male, la tipo, comunque. Io comunque, veramente, tifo la tipo e spero che vinca la tipo. A caso. Tifi la tipo? Noi tifiamo la tipo. Anche se dovevi fare Facundo Jappur, che non corre, ok? Che non è lì, ma ok. No, sta correndo, ok? No, è primo. No. Stai zitto. Stai zitto, adesso entra nel muro. Ma Ursera che fine ha fatto? Dopo che l'hanno girato nelle serie è merdesimo. Ah no, ok, è lì. È dietro d'Arduzzo. Yes. L'ho visto. Sta rimontando. Questo perché c'è metà paraurti davanti smontato? Vabbè, sì. Dovrei farmela? Perché è importante averlo. Perché no? Ma è la dinamica adattiva. Chi aveva chiesto la 037 Ferrari? Io. Eccola qui. E poi non si sta smontando solo il paraurti, eh? Anche il coso, il pararuota. Pisellabile? Ma anche no. Anche perché un Photoshop fatto male, no? Non si scherza. Il mio cuore ormai appartiene alla Chiron col frontale della 1 Turbo. Ragazzi, mi hai fatto malissimo sto Photoshop. Sono due rossi diversi. Vabbè, quello. Vabbè. Ma è tutto a caso lì. Perché devi sempre stare a co... Perché devi sempre rompere il coco? Ma perché tu hai mai visto una roscia con lo stesso colore sia sopra che sotto? Oh no? Hai mai visto una roscia? Finito. E vabbè.
Dentro, entrato. Dovrebbe essere gas. Carlos Okulovic. No, Okulovic sempre. Ah! Carlos Okulovic. Sì, o Mattias, non mi ricordo mai se è Mattias o Carlos. No, Carlos. Ma c'è anche un Mattias Okulovic, però sono sicuro. Non mi ricordo se era il padre, il cugino, lo zio, il fratello. Io, Jan, cosa stai mandando? Robe brutte. Oh no. Ragazzi, siamo circa a metà gara, La circa. Madonna. Circa. Non ce la fa, sta ridendo. Perché sta ridendo? Non lo so. Boh, beh, la numero 3 è bellissima. Per quello che la 3 è bellissima. È fatto benissimo. Sì. Madonna. Ora ecco, sto per mandare l'auto dei sogni di Luca dalla Riva. Eccola qui. La famosissima Qualcuno ha sussurrato. Si sta configurando nel frattempo un duello a tre per la vittoria con Facundo Ciappure in testa davanti a Lionel Pernia. Che cazzo è il terzo? Io non mi c'ero. Non mi ricordo. Il quarto Gassman. Però è l'Ambiris, dovrebbe essere. Oh, Leo Gassman, dopo la vittoria a Sanremo, nuove proposte davanti a l'Ambiris. Una serie di altri piloti. Sì, vabbè, ma non c'avevo voglia di dirli tutti perché sono tanti. Sera. Sera, sì, no, sì, ma non c'avevo voglia. Ecco, Gassman non la fa la curva. L'ha fatta. Non l'ha fatta, non la sta facendo. Sera. L'ha fatta, non la fa, non la fa, la fa, non la fa, non la fa, tutto così. Una cosa. Domanda. Ma Pernia ha qualcosa in meno di motore? Cosa? Che è la seconda volta che lo passano fuori dalla prima all'inizio. Ha qualcosa in meno di motore, visto che non dà la scia e comunque riescono a passarlo. Pernia. Pernia. Pernia, sì, potrebbe essere. Che è già la seconda volta che viene passato lì. La prima volta ha fatto un errore, ma la Volkswagen non è quella tra le più potenti, ecco. Si nota. La tipo non va avanti. Comunque, l'unica macchina che ha senso in questo assetto tre volumi forse è la Civic. Forse. Ma anche perché non c'è nessuna distinzione tra la 2 e la 3 volumi, sono lunghe uguali, praticamente una c'ha un po' più coda. Sì. Ma anche la tipo c'ha senso, dai. Oh, dentro la Biris. Probabile. C'è difeso più che altro. Sono diventati in serie. Piccato, c'è difeso da Arduso. C'è Ursera che secondo me prima della fine gara un baretto lo spara. Nel senso che quello davanti va nel baretto, quello intendevo ovviamente. Non che lui va al bar, figurati. Boom, boom, boom. Va, adesso se lo magna Pernia. Sì. Probabile, no. Ragazzi, stanno correndo troppo puliti, ragazzi. Come sta la situazione? Passato, ragazzi. Ma sono troppo. Ma stanno correndo troppo puliti. Una tipo terza, la tipo sul podio. Sudo. Sì. Dai. Oh, sì. Due ore che ve lo dico. Sì, Pernia è in grande difficoltà. Sì. Ocio Gassman. Dai, probabilmente un po' in crisi con le gomme anche. In effetti ha perso parecchio anche nel giro, sì. Sarei felice se quei due si murassero. E non è così improbabile, considerando come va a finire tutti gli anni alla pedrea. Considerando cosa è stato l'anno scorso l'ultimo giro in quella chicane lì. Esattamente. Non magari quella. Potrebbero replicare. Replicheranno, anzi. No, attenzione all'esterno, attenzione. Sì. Le ha finite le gomme, messaggio pure. No, pazzo! C'è un fermo. Madonna, beh. È passato. Ma perché c'è? Perché cambi quadratura? Chi verde? Ah, se ne cava la box. No! Ma dai!
l'ha rotto! Fermi! No! Ma l'anno scorso ha fatto ancora di peggio. Marco, stavi nominando le parola semiasse? Ne passa due? Pernia ce l'ha con le tipi, niente da fare. L'altro è sfuidato. Dobbiamo invitare Pernia nei verai per bella, Arnia, è un nuovo senza cuore, punto. E quindi auto seguiamo. In chat comunque c'è l'F per la tipo, perché giustamente è F. 007. Ah, giusto. F. Daniele, esci via. Oddio, Daniele che sta facendo confusione con il microfono, no? Ma chiccalo dopo fare dopo. Daniele, esci e basta. No, esci e rientra, c'hai di nuovo le cose che sto. No, non rientrare, non rientrare. Daniele, esci. Anzi. Ciao. Scorreggio no. Le cuffie, esci e rientra. Ancora? Sì. Sì. Oh, comunque... Cioè, dovevamo essere noi quelli che facciamo casino, invece è Daniele, come sempre. Ma chiaro. È sempre Daniele. Daniele Cugo. Ma cosa succede? Ma avevo le cuffie. Non è mai successo con le cuffie. E invece sì. Le cuffie scorreggiose. Scorreggiabili? Magione. Magione? No. No, Magione no. Non parliamo di piste di merda in questo canale. Mi dispiace. Ma questo qua qualche livello no. Che è appena passato. Che bello! Sì. Adesso vediamo dopo la ripartenza cosa succede. Immagino qualcuno non fa la chicane, credo. In teoria va sempre così. Sì, ma strano, comunque lì c'ha pure, ha perso totalmente qualcosa in mezzo alle due curve. Come se adesso l'Ambiris si butta sotto le macchine che passano. Lì che fa, porca di quella buddana. Porca di quella troia. Cabrò, io, hijo de puta. Che bello, un vicentino che parla spagnolo, la cosa più sbagliata che può esistere, ragazzi. Oh, ricordati che il dialetto veneto è vicino al catalano. Sì. Tripla tuta della Fiat. Tranne per il fatto che i catalani, al contrario dei vicentini, non dicono è vero. E non mangiano i gatti. Ho appena visto un Isuzu da corsa. Dove? Dove l'Isuzu da corsa? Isuzu? Dove? Un Isuzu da corsa. Dove? In che senso? Donde? In che posto? Donde sta? Non qui, spero non qui, perché se è qui niente, si tifa lui, basta. No, ma c'è il pick up in Australia, ok. Sì, vabbè, ma in Australia non contano. C'era la Isuzu Piazza una volta. Link il tweet. Ma si parla di anni 70 ancora. Ah, aspetta, non puoi linkarlo però. Aspetta. Fammi vedere come posso fare per levare la moderazione. Schede, no. Tempo trascorso, no. Quanto cazzo ci vuole a togliere questa cazzo di macchina? Un po' di giri. La Formula 1. La devono rinforzare e poi fare i giri a caso. Sì, ma un po' di rispetto. Sperando che non mi crashi la live. Adesso che sto facendo cose con il computer. Ma non ho perso frame. Oh no. In realtà sì, ho perso 194 frame. Che non è rientrato lì? Se si è rotta la macchina. No, sta facendo delle cose che non dovrebbe. Non so come si leva la moderazione, mi dispiace. Scusami, un cliente deve mandare un link. Non lo può mandare.
Vabbè, ma comunque, raga, sono le 6:04. Io apro la finestra e voglio sentire che cazzo succede. Niente. Ok. Mattia, no, sento delle trombette. Mattia, se sei nel gruppo Telegram della OMS... Le 6 si sono radunati tutti. Aspetta, c'è gente che strombazza. Fatemi parlare. Dì a Mattia che sei nel gruppo Telegram dell'RCA, che lo manda, che lo giro a voi. Esatto. Quello... Qualcuno che bestemmia. No. Vai, Mattia. No. Ah, tuo. Da fuori dalla finestra. Ok, va bene. Sì. Va bene, esatto. Verci, apri la finestra che senti porcon, il rocketon. Oh, come il video del flauto che non so chi l'ha visto, ma... Mi tutti! Fatto molto morire. Ma... Tutti! Che quello è, penso sia il miglior meme peggiorativo del 2020, anche se siamo ancora sulla mano. Oh, guarda che è ripartita, eh! Oh, no, c'è anche la tua vita con il meme... C'è anche la tua vita. Cioè, ah, perfetto. Qualche pazza che suona il flauto di picchiata. Sabato, dove te lo mando? Su Discord. Il piffero di pelle. Mi ha fatto sbrigare oggi, ancora rido, raga. Sì, anche noi abbiamo riso un per quella pacco. Lì che suona il flauto. Un pacco in pelle. Ah, ripartiron. Oh, io ve l'ho detto, raga. Come i suoi? Sì, l'ho sentito. Quelli erano dei replay. Sì, sono continui. No, ma che cos'è questa cosa bellissima? Cioè, deve essere nello stesso campionato dove c'era anche la skyline, quella di Race Room. Ah, posso fare una previsione? Ci manderei due categorie, la Formula E e l'IndyCar. Dove? Alla Pedrera. Sulla IndyCar sono molto d'accordo. Posso fare una previsione? Vai. Posso fare una domanda? Vince José Manuel Ursera. Sì. Anzi, secondo me, sai chi vince? La tipo, il cadavere della tipo torna in vita. Lo sport, lo sport vince sempre. Ma vince il coronavirus. Sì, chiaramente vince il coronavirus. Chiaramente. Che vince lo sport. La gara. Come sempre, per me vincerà lo sport. Anzi, vince Firenze. Vince lo sport, veramente, sì. Vince la Fiorentina al Serie A coronavirus campionato italiano, no? Si scherza. Ci rubano anche quello. No, in realtà la attualmente la Sampa è davanti. Adesso vi mando una cosa che è un po' porno, però non è legata strettamente al mondo delle corse, però è bella. E quindi è un porno. Porno. Effettivamente. Porno. Quindi è un porno. Porno. Eccola qua. Porno. Porno. Domanda in chat, fermi. Vercellesi, perché non ti mettono al posto di Triolo per le classi migliori della MotoGP? Ora. Aia! questo faceva male. Verci, attendo la risposta. Dai, Verci, devi rispondere in modo politico. No, si scherza comunque. Italiani! No, troppo! No. No, mi dissocio! Hai chiesto un modo politico. Un po' troppo. L'Italia è il paese che amo, non so. E quindi qualcuno metta uno spezzone del Memorial Carlo Ferraro, per favore. No. Il memoriale. Ah, pardon, l'italico memoriale. Esatto. Chiedo bene. Comunque mi pare evidente che sia una domanda alla quale io non posso rispondere, al di là del fatto che non esiste una risposta. Eh sì. E non può rispondere, oh no. Perché sennò lo licenziano, poi va a commentare. Comunque il fatto che io non abbia ancora compiuto 23 anni è un buon indizio del fatto che magari sia un po' presto. Ah beh, tanto non lo dico. Buono sapersi. Non lo dico. Sì, ma non nel senso in cui purtroppo sei abituato tu. Non lo dico, ragazzi. No! Volevo dire una cosa, ma non lo dico. No, Sab, dai, dilla, no, ti appoggio. Lo so, Dan, il tuo problema è opposto, lo so. Sì, basta. Sabino, io appoggio. Sta cosa sta peggiorando, comunque. Peggiorativo! No, Sab, di quello che devi dire. No, non dico. Sab, io appoggio. Sì, ce l'ha mandato Daniele, grazie Mattia. Beh, anche nel turismo nazionale lo stanno appoggiando. A muro però. Comunque, quello che vi ho mandato io è una Mitsubishi MG. Ci so. E tu mi dici,
Ma perché? Perché una volta MG era un reparto, era esclusivo di Mercedes, era una società esterna, era un preparatore, quindi male. Esiste doveva... anche la Mitsubishi Galant AMG. Doveva Ardusso. Sì, Ardusso. C'era un video in merito del canale Visio Racer. Madonna, quel tipo lo amo. Quanto largo Ardusso, vediamo se si... No. Uomo di cultura. Certo. Raga, ma ha rallentato. Muro? Sì. Muro? Sì, autoseguridato. Sì, sì, sì. La Rauri. Muro, doppio muro. Oh no. Oh, questo è pesante. Questo ha tre ruote. È grosso. Ma è una partita di pallavolo col doppio muro? No. Mi ricordi Bormolini? Gli se murarono. Alla Shikansen. Okay, vediamo. Cosa? Si è smontato l'asse dietro. Ma no, no. Ma come? Ma cosa ha fatto? Ma ne manca comunque uno. This is the revenge of the Bormolini. Che cazzo ha fatto? Come ha fatto a smontarsi l'asse? Ah, non lo so. Così. Ripeto, macchine manca comunque ancora l'altro, pista, Aspetta, non abbiamo ancora capito come abbia fatto l'altro. Se no, la pista. L'altro, sì. L'altro l'ha smontata direttamente. Sì, l'altro l'ha lanciata contro il muro sicuro. No, l'altro per solidarietà, così, per apparente motivo. Va bene. Devo aprire quella pagina, però, perché l'ho chiusa, non dovevo. Ma che è? Intanto, dalla diretta, Luca Basso ha già scritto Bormolini Revenge. Ma va bene. Bormolini Revenge. Dalla diretta. E Lorenzo Giunti si è anche... Beh, oh, giusto, no. Così, bisogna portare un po' di italiche idee. Non dirgli mai che siamo stati a letto per un giorno intero. E la paura di quel temporale che mi ci stringeva. Comunque io sto giocando a MX GP in questo momento. Ok. E quindi... L'ho riscattato e non so se lo riscatterò. Per adesso ho riscattato Project Cars 2 e NASCAR 4. A me Luca Basso mi ha regalato Assetto Corsa con i DLC, sono contento. A me mi non si dice. Con i Dream Pack. Riccardo, 1, 2, 3. Aspetta, secondo. Vediamo. Aspetta che si vede. Vediamo. No. Ma come? Ma che cazzo staccano? Boh. Sì. Mi sa che quanto poi l'ha smontata su un contatto precedente. Può darsi. A questo punto. Si è rotto da solo, si è parcheggiato là. Comunque... In ogni caso, stavo dicendo prima, Riccardo Rebottini, sì, Toyota Gazoo Racing è presente anche in Argentina, tanto nel Turismo Nazionale quanto nel Super TC 2000. Con macchine ufficiali. E da quest'anno esordisce anche nella Stock Car Brasil. Porno? Quell'auto lì è porno? Ma va bene. Porno. Porno. No, non ironicamente, porno, quell'auto porno, lì è veramente porno, quella della Stock Car. Tu sei cattivo. Quindi in pratica ci sarà una Corolla che farà i 345 km orari. Sì. Oddio, io sì, non avrei esagerato così. Sì. Però, ridendo e scherzando, comunque anche il finale di queste siamo sui 270. 270 senza aerodinamica e frenando a speranze. Va bene. Sì. Con le marce più lunghe. Hai detto per caso NASCAR? No, peggio della NASCAR. Insomma. Toyota Brothers, cosa? Mi sono completamente perso la penna. Perché la penna? Dove? Dove? Non so. Non dove pensi tu. Ma perché la penna? Non nel taschino della giacca, su, non pensare subito male. Ma io credevo nel taschino del culo. No! Satana! No. Comunque vorrei richiamare specialmente a due persone l'attenzione. E capirà chi di dovere. Io ho già capito che il Turismo Nazionale in questo momento c'ha gli stessi spettatori che aveva la Marbula One ieri sera per il collegamento. È vero. Piano, il Turismo Nazionale è una cosa prettamente argentina, la Marbula One è mondiale, quindi bisogna darle è prettamente argentina, allora noi dove siamo? Maggiore. In Argentina. Io ho sentito due volte il nome con la M.
Mattia Sabino è il nome con la M. No, ma Sab, tu il microfono dove ce l'hai? A casa? Qua ce l'ho, pronto. Ce l'ho dove ce l'ho sempre avuto. Ti si sente tanto poco. Ma cosa dici, Daniele? No, è a te che ti si sente tanto forte. Infatti ti ho abbassato di botto te, perché sei troppo alto, Daniele. Abbassalo un po' di più. No. No, ma togli tutto. Bassalo copiosamente. Io, se volete, ma è proprio game, dalla vita. Non è un problema. No, non lesinare. Se riparton... Ripartiron. Garattolo 22 giri. Il Gasman è ripartito da Dio. Sì. Gasman ma è Hamilton. Vediamo la prima frenata. Sì, anche abbastanza vento. Cos'hai detto, Lorenzo? Giunti? Ah, sì, corrono un po' per inerzia. Sì. Oh, sì, mamma mia, che brutta idea! Aia! Appena c'è stato. È una focus. No, non c'è stato. Santero si è ributtato. Ma è una focus. Non era Santero. No, non è Santero, è Pessini. Pessini. Oh no? Se, sto memorizzando i nomi, se. L'anno prossimo si commenta il nazionale. Sì. Dai. Se ci arriviamo l'anno prossimo. O no? O no. È vero. Mica siamo inglesi. O no, raga, due. Aspettate, è arrivato il momento in cui controllo l'aggiornamento quotidiano degli infettati di coronavirus in Italia. Ah, ma è vero. Perché dovessi farlo in diretta, però? Non ho capito. Sono abbastanza d'accordo con Sub. Per quello. Non mi pare il momento corretto per farlo. Oh, largo Gasman! Prova ad infilarsi al occhio! Non anche gira. Che non c'era dietro, si sta facendo vedere. Esatto. Cosa fai? Guarda! Ursera, che cazzo fai? No, te pareva. Oh, oddio, anche lui tenta la manovra. Te pareva che faceva. Anche lui tenta la manovra e cerca di girare Ardusso. Però Ardusso non ha perso troppo. Ardusso comunque ha provato a compiere l'insano gesto. E comunque c'è l'overtime. Sì, due giri. Sì. Quasi 3600 casi. Con 368 morti. Ma vabbè, cosa ci interessa? Cosa ci interessa, raga? Ok, stiamo per Mia che si deve live... difendere adesso da... Stiamo facendo questa live per colpa di quello. Ne riparliamo dopo. Non ci sarà finire. Dopo, Verce. Lascia finire la gara. Ah, lungo. Va bene, io penso che al secondo giro che fai sta manovra e ti rispondono, tu possa capire che non sia il caso di continuare. E invece no. E invece. Scusate, ma il dodicesimo si chiama Percaz, quindi manco sì. Percaz. Manco Percaz, esatto. No, che comunque Ardusso invece il tredicesimo manco Percaz. Esattamente, proprio lui. Manco esattamente. Esatto. Marco Percaz, il fratello di Slant. Ecco dove è finito Mugnoz a correre, sesto. Cazzo, dall'Indica alla Nazionale, raga. Ma che tristezza. Guarda che a me piaceva un sacco. Sì, anche a me piaceva un sacco Mugnoz. Quando finito... correva in Indy Lights, ma che spettacolo. Ma occhio che il cuccio è. Sì, beh, in Indica ha debuttato praticamente a Indianapolis. Con Andretti. Sì, è momenti di prima fila. Tra l'altro. A sto punto è difficoltà il figlio illegittimo di Gasman. Sì, ma tra l'altro mi viene da pensare che chi sta davanti faccia fatica, perché tutti nel momento in cui sono stati davanti hanno cominciato a fare fatica. Quello è vero. Vero. Magari una strategia tipo il Moto3. No, strategia. Comunque sicuramente un po' di scia aiuta. Un po' di scia aiuta su questo circuito aperto. Infatti. Voglio sottolineare che nel mentre Riccardo Cinti se n'è andato su Formula 1 2019. Bastardo. Sì, devo fare una cosa veloce. Bastardo. Devi aspettare 3 minuti che finiva la gara, no? Che... Ma tanto tanto ho il tabbato mentre caricava. Quindi mi sto guardando il TC. Eh sì, il TC. Ottimo, sono col diritto di carrettera. Intanto da notare come sta perdendo pezzi di paraurti momenti. Sta prendendo pezzi di vita, guarda bene. Pezzi di vite. Ma quanto è bella quella Citroen là dietro? Sì.
Comunque, secondo me lo sponsor esco adesso lo cambiano. Lo sicuro. Aia! Quello sponsor lì ha messo a strappo quando lui è uscito. Niente, lo strappo c'è, sono uscito. Cioè, no, più che altro adesso non potrà più uscire. Dico, visto il periodo. Ursera. Attenzione. No. Arduce è più incazzato. Artusso è particolarmente incazzato, sì, è vero. Ma tanto vedrai che comunque per la prossima gara porta lo sponsor hashtag io e Stoia in casa. Hashtag chiedate in casa. No, facciamo come sponsor in realtà io e Stoia a casa. Che c'è lo sponsor. Ok. Nessuno ha riso. No, perché non ho capito. No. Occhio Ursera. Occhio Arduso più che Ursera. No, più che altro perché Ursera l'ha impostata 3 metri più largo di tutti gli altri e questo mi ha preoccupato. Ma è tipo per la Civic. Ma che ne ho scoperto? È tipo per la criminalità. Ultimo giro, tra poco. Allora vinci tifi Ursera, per forza. Adesso... Anche Arduzzo lo vedo abbastanza poco propenso alla pulizia. Onestamente. Ultima vuelta! Anche perché Arduzzo sta perdendo metà macchina, quindi ok. Merca, inquadrature. Questi stanno facendo a gara chi l'ha imposta più larga. Stanno facendo a gara chi l'ha imposta più dentro l'altro. Non mi guarda bene. Dai, è tizio con la cruz. Fa che matico. Ma perché le inquadrature sui tizi a caso nei box? Morite. Voi le inquadrature a caso dei tizi nei box. Dio. ma quanto andiamo da una parte all'altra, Arduzzo? Prima... Al tornante guarda che lo cilindra, piuttosto che non fare la curva. Sì. Beh, dipende da quanto è attaccato. Dai, ga. Sicuramente Ursera non ci pensa due volte a lanciarlo al bar se non è l'occasione, quindi. Dai, Gasman. È anche vero che Ursera ha un buon margine in campionato così, eh. Ma sono due gare, non è che... No, ok, sono due gare, però nel momento in cui Santero sparisce... Ah, quello è vero. Dacia? Occhio verso che l'imposta più stretta. Dacia Santero, lui proprio lui. Vediamo se ce la fa. Vediamo se si fionda. Sì. Si fionda. Vince Ursera. Ursera. E niente, cosa monolusera Ursera va a vincere. Dio, Ursera vince. Volata tra Arduso buongiorno, tra Oculus Gasman secondo e l'altro terzo. E l'Averti terzo. Sì, l'Averti, bravo, proprio lui. Johnny primo. Johnny Ria. Anche il numero uno d'altronde. Anche se quest'anno lo vince Toprak Razvozblu. Che babbaro. Che babbaro. Chiudiamo lo stream. Bene, ragazzi, finito il nazionale. Bene. Bom, adesso ci ammazziamo. Si è appena corso l'ultima gara del turismo. Scusatemi. Il nazionale si chiude con una notizia importante. Cioè? Ho azzeccato il pronostico. Forse hai azzeccato un pronostico, però sapendo di non azzeccarlo. Quindi per la cosa delle teste, sì, è azzeccato. No. Yes, nessuno ha capito, neanche io ho capito purtroppo. E ha azzeccato anche l'ultimo pronostico dell'anno, cioè complimenti, che bello, quindi punti doppi. Signori, io vi saluto, ciao. Com'è possibile che sono appena tornato e la gara è appena finita? È durata 6 anni la gara. Niente, sì. Amici, mi è andata via la corrente in questo momento. Cosa? Come? Sai perché ti è andata via la corrente? Hai azzeccato il pronostico. Hai azzeccato. Forse era
Forse era. Aspetta, ragazzi, mi muto un attimo, devo fare cose. Sono arrivati in 20, dai. Che bello. Adesso. Quindi, qua è finito il National. Oh, quelli... abbiamo i titoli di quest'anno. E quindi fra 20 minuti c'è la gara, quella di Veloce Esports, no, di Australian GP. Ah sì, ma quella su Formula 19, che schifo. Che schifo. Ma chi è che sta facendo sesso col microfono? Omar. Tu. Probabilmente no, io. Essere io. Quindi chat, di cosa vogliamo parlare? Che argomenti avete, domande, cose da chiedere, curiosità, robe varie? Scemi di merda. Okay, mi hanno appena mandato dei contenuti di attualità. Sì, Sabino, ma quindi dici, perché alla domanda precedente di Triolo non hai risposto? Io voglio sapere. Perché ci chiudono lo streaming per querele, quindi lascia stare. Querelabile? Querelabile? Insultabile? Bannabile? Vabbè, io ne approfitto per andare a prepararmi da mangiare, poi tornerò verso le 8, se siete ancora in live. Credo di sì, non so che ora stacchiamo, vediamo. Vediamo quando ci rompiamo. Facciamo after, volendo. Quando ci rompiamo un cazzo stacchiamo. Beh, se volete possiamo guardare assieme la gara di Veloce Sport, dai che ci divertiamo un po'. E io me la guardo. Sono curioso di vedere Courtois come se la... Boh, mettete il link, ma io non so se la guardo. Secondo me male. Io tra poco vado a lavarmi, ragazzi. Vai, non dirlo, vai. Certo, ma chi se ne... Oh, bellissimo, l'ultimo commento. Beh, pure io torno verso le 8. Ciao. Adesso siamo in live, quindi a dopo. A dopo. Ciao. Mattia, mi avevi fatto admin, vero? Così potevo mettere il link. No, scrivi un commento nuovo. È l'ultimo che ho messo in chat. Not the house GP link. Esatto. Sì, esattamente. Vai. Ok, allora eri tu. È quello. Aggiungi moderatore. E quindi... Scrivi, prova a mettere il link, vediamo se te lo cancella, ma non credo. Vediamo. Se no lo metto io, mandalo su Discord, lo metto io. Sì, mi sa che me lo cancella. Dammelo a me allora. Quindi, vai. Però boh, anche se avete parlare di qualcosa, due domande. Sì, insomma, Lorenzo, ma te come sei messo con la serie A virus? Insomma, per ora siamo a 3. Ah sì, io sono a 0 ancora, tristezza. Aspetta, al Fanta o la mia squadra? No, al Fanta io sono a 1. La tua squadra, cioè il tuo Fanta, quanti virus c'hai? Io 1. Ah, quello dei bottiglieri. Vabbè, ma la Fiorentina so che ne ha 3, Vlahovic, Pezzella e Cutrone. Bene. Cutrone positivo, positivabile. No, comunque prepariamoci perché mi sa che fino alla fine di maggio non vedremo praticamente niente. Esattamente, ci toccherà. È molto probabile. E pensati che forse la prima cosa che vedremo è il TCR Italy in Italia. Che quindi... schifo! schifo! No, aspettate! Ma il campionato alzi tipo Sport Prototipi o F2 Italia, ragazzi, matti. Ma in realtà sono farle anche... Non in realtà sulla traccia del The Show Must Go On c'è cioè il BTC, sì, tra due settimane. Sì, anche il BSB in realtà corre, a quanto pare. Sì. Beh, ma... sì, perché diciamolo, e anche bisogna ribadirlo, a porta aperta. Sì, ragazzi, ma... realmente, vi do 4-5 giorni prima che qua venga fuori il casino. Ve lo dico che sono su Inghilterra. Eh sì, però intanto noi speriamo sognare. Che si corra. No, io voglio dire una cosa, che sub dobbiamo preoccuparci perché Euroformula e Pergusa, cioè dobbiamo vederla, Sì, io volevo andare giù in realtà, avessi soldi andare giù. Questo è quello che avremo nelle prossime settimane in Inghilterra se non chiudono tutto. No, il prossimo tra due settimane però. TTCC, F4, Ginetta GT4. Oh, Ginetta Supercup. Sì, USB. British Talent Cup,
Ah, c'è anche il BTCT il 10-11-12. Ma a Pasqua, eh sì, corrono. Il fine settimana di Pasqua. Ok. Poi prende... Ah, mica, a fine settimana di Pasqua corrono tutti. Eh sì. BSB. BTCT, BTCC. Forse l'Elicross italiano. Un saluto a Maggiora che ci segue da casa. Maggiora ha anche detto l'unica pista italiana su cui correre il cross italiano, perché non sono capaci di fare altre piste. No, si scherza comunque. Perché esistono altre piste in Italia? Bei tempi quando c'era Francia Corta, Mi sa che nessun campionato prima di fine maggio non parte. Infatti sì. Quelli europei sì, in Inghilterra se ne stanno sbattendo i coglioni, quindi boh. Poi ricordiamoci che l'unico campionato che ha corso per l'intero nel 2020... Quale? È la Toyota Racing Series. Ma quale? Qual è la Toyota Racing Series, però? Quella... Quello della Grafandese. Ah, ok. Nuova Zelanda, gennaio. Sì, sì, ho capito, ho capito. Gennaio e febbraio già hanno finito. Tecnicamente, comunque, quassù, che sono io, sono in 3 giorni è salito tutto in maniera esponenziale, quindi... sì. Le speranze sono di vedere il BTCC, però boh... Ma anche secondo me lo devono chiudere, o lo devono fare a porte chiuse comunque, non a porte aperte. Grazie, sopravvivi. Sì, ma chiudilo. Scusami, Andrea, se l'idea è quella di far contaminare tutti, anzi dovrebbero continuare a proporre... No, hanno già cambiato idea, credimi, perché si sono cagati addosso. Perché Boris Johnson è cretino, cioè non è che ci vuole molto. Saluto a Boris Johnson che ci segue da UK. Saluto, Hanno già cambiato idea perché l'idea era quella, ma fino a 3 giorni fa, perché era... c'erano tipo 3 morti e 300 casi mercoledì, giovedì. Oggi siamo arrivati a 35 morti e 1400 casi. Sì. Ok. Beh, dai, noi siamo messi decisamente peggio. Boh, ma noi che siamo in ritardo, okay. Qua, quindi tranquilli che arriviamo anche qua fra una settimana. Commento in chat. Ok, sono pazzi, se non prendono le misure come le nostre, della prossima settimana sarà un disastro da loro, altro che qui. È vero. Lo sappiamo esattamente. Tutti. Guarda, sì. Chi l'ha scritto? MK993 in chat. Andrea, il ragazzo con cui stiamo parlando adesso, sì. Lui è in UK e quindi può testimoniarci direttamente com'è la situazione. Andrea, è il virus? Andrea, è il virus? Andrea, allora? Malabile, ammalabile, contagiabile. Ammalabile. Comunque tutti i supermercati qua sono già stati presi abbastanza d'assalto, Vabbè, normale. Ah, Pensa che qua... ma soprattutto di carta igienica. Sì, non ho capito sta cosa della carta igienica, gli americani, tutti quanti che la prima cosa che vanno a prendere al supermercato è la carta igienica. Vabbè, ho capito che devi pulire il culo, però... Il bidet. Ah, ecco, hai ragione. No, sai perché hanno la strizza al culo. No, perché non hanno il bidet, raga, ecco qui. Quindi io vi dico, vi do una settimana ancora, dopo sarà il disastro. Vabbè, poi ci sarà il Super GT. In Cina lo riparte tutto, magari c'è qualche campionato terribile. In Cina l'hanno posticipato il Brand Pain Asia. Ah, va bene. Oh sì, voglio il Tulismo Callettela. Ragazzi, io mi lavo, faccio cose, ci sentiamo dopo. Ciao. Se siete live, bene, se no ci becchiamo qua su Discord. Dovrei andare anch'io a lavarmi, però voglio prima vedere la OSGP, quindi mi laverò dopo cena probabilmente. Io non mi lavo, no, ragazzi, io non mi laverò mai, seguendo la filosofia di un Lorenzo che non è qua presente, però credo. Perché ricordiamoci, perché questo qui è l'ottavo giorno di quarantena e io non mi lavo da 2 mesi. Ma scusa, ma sei sicuro di non essere Giovinazzi? Giovinazzi ha detto che si lava i capelli, si laverà i capelli solo quando farà podio, per quello che ce li ha unti. No. Proprio. Quindi Giovinazzi diventa un rasta. Sì, Giovinazzi è un rasta, guardalo bene. Guardate che Giovinazzi, lui è come coso, come Mario Kart. Lui, Mario Kart, tutti quei giochi lì, lui strizza i capelli e fa la chiazza d'olio dentro la macchina. Fenomeno. Oh, eccoci qua, il Not The House GP. Inizia alle 18:45.
Ma che lo so. Aspetta, quindi collegano alle 18.45, quindi inizierà molto più allora, tardi. Allora, la live di Veloci Esports inizia alle 5. Però tipo, okay. Tiamat Marduk è già in collegamento. Se anche Jimmy Broadband. Giovinazzi come Mauro Corona. Chi è che digita cose? Indovina. Sì, un attimo che devo modificare il link e poi non lo uso più. Ma stai digitando direttamente col microfono. No, ma non so perché il telefono mi prenda, cioè il microfono prenda la vibrazione. Cos'è lo scanner della cassa Eurospin? Più o meno. Will Gollop usava una 306 4VD nel Rallycross. Cosa? Perché? Mandarla a Borbolini questa. Asa. Adesso voglio vedere come faremo le prossime settimane. Dio madonna, che cazzo ci inventiamo nel weekend? Ci saranno migliaia Marbola di gare One. Di sim driving. Vaffanculo Riccardo, ma ci saranno sta migliaia di gare di sim driving. Corse di biglie. Vedere. Corso di biglie. Corse di biglie. Andrea, l'abbiamo no, capito. Non è corse di biglie, è la Formula 1 delle biglie. Va bene, questo diciamo qua... chiamiamo le cose col loro nome. Va bene, questo qui invece si chiama il ban di Sabenza. Ciao. Riccardo. Riccardo. Ho bannato. Bannato. Vabbè, buono, andata meglio. L'ho bannato. Prendermi altri 10.000 ban in nome della mia passione. No, io volevo dire che pure a me a istologia mi hanno dato 17, ma si chiama comunque bocciatura, quindi che culo 17. Le biglie. Ma Mattia, la vuoi la cosa scandalosa? Era uno scritto vero falso. A 72 risposte corrette era 18. Indovina quante ne ho messe? 71, me l'avevi già detto. Precisamente. Pensavo 15. Inizia tra 10-5 minuti sta cosa di qua. Quella Not House GP, vabbè. Non so neanche se guardarla, non so. Non so cosa fare. Aspetta. Vabbè, non la guardare, ragazzi. La commentiamo noi. Se l'avessero chiamato House GP nel senso di casa avrebbe avuto molto più successo. Un po'. Buonasera, sono tornato. Ciao, emozionante sta roba del Marble One. Ho guardato 30 secondi e sono già stufo. Perché non apprezzi, non apprezzi il vero motorsport. Ci ha dato uno spunto di discussione interessante in chat. Ok. Domanda per voi. Vai. Qual è l'auto da corsa più ignorante che avete mai visto dal vivo? Io la mito da Rallycross al Motor Show di Bologna. Vai, cosa dite? Boh, non lo so. Dal vivo non effettivamente dal vivo mi metti in difficoltà perché non lo saprei neanche io. Cioè, dal vivo è difficile perché sennò io menzionavo la Kia Picanto Cup su YouTube. Cazzo no! Fermi! La Kia Lotus Cup l'abbiamo vista a Monza col GT Open quest'anno. La Kia Lotus Cup ha vinto secondo me ha vinto. Non facevano una curva su quattro ruote, bellissimo. Probabilmente la Kia quella GPL che avevamo fatto per il campionato. L'ho vista anch'io, che brutta idea. Quella dove ha corso il nostro giornalista preferito. Oh no, Perruca. Sì, proprio. Se no da salita, io so già cosa dirai, forse Andrea. No, salite ne ho viste talmente tante. La Subaru Enterprise Proto? L'Enterprise. Io guarda, le auto da corsa ignoranti che abbia mai visto, volevo dire la Bike Hollis al Prologue del WEC di Monza, ma non è mai scesa in pista. Sì, effettivamente. No, è scesa, ha fatto un giro e ha rotto il motore, ricordiamo. Vabbè. Poi non è che abbiamo fatto tanto diversamente alle 24 ore di Le Mans per la serie, no. Just like in the simulation.
Sì, in realtà ha fatto, è scesa in pista, ha fatto 5 curve, ha rotto. Ha fatto esattamente la 24 secondi di Le Mans. Sì. Francesco Carmelini. Sì, è vero, perché dopo la Mulsanne era già lì che andava più lento delle GTE AM, quindi. Francesco Carmelini ci chiede: siete mai stati alla Trento Bondone? No, forse Andrea. No, sì. Ci voglio andare. Allora, no, però in programma potrebbe essere, sì, in programma. Un anno ed è stato lunghissimo. Ma è bella almeno. Se non vale averla fatta su Assetto Corsa con una Fiat 500, allora no. Comunque, signore, per rispondere alla domanda, più che altro una gara per rispondere storica. Sì. Ok. Quello è il fatto, dicevo, dopo l'unica salita che è così lunga, è tanto particolare per una salita. Ma io però una prova di rally come lunghezza, sono 17 km. Quello è, cioè, vero. Quello ti sfianca. Una zecca sul braccio destro nel 2019. Ma una zecca è un modo per dire una botta. Ah no, attraversando il bosco, che è una zecca. Che bello, bene, bene. Cosa dicevi, Aldo? No, dicevo, per rispondere alla domanda di prima, quella sulle auto ignoranti, io vi tiro fuori l'Alfa Romeo SE048. Oh no. Che brutta cosa. Mi ricordo di aver visto anche che in qualche salita tedesca c'avevano la vasca da bagno go-kart, tipo. Boh, quella ce l'hanno anche uno vicino al mio paese, in Italia. Ma io non ho capito come fa a funzionare, come fai a averla in macchina, non capisco. È semplice, non funziona. Ah, ecco, capito. Bene, a posto. Boh, quelli che l'hanno costruita in Italia, che conosco io, che l'ho vista in vari motor show, robe così, è molto semplice, un telaio sotto con la vasca sopra, come se fosse un kart con appoggiata una vasca, diciamo. Ah, ok. Il principio è quello. Io pensavo che bisogna ricordare che in Germania hanno anche una Mercedes classe A TCR per le cronoscalate. Quello è vero. Beh, hanno fatto la Mercedes classe A per il coso, il no, come si chiama? L'altra serie di rally cross, quella europea, non l'RX, il Titan, lì c'è una Mercedes classe A, o mi sbaglio? Vabbè, ma i Titan sono monoterali, cioè sono autoidentici, dove cambia soltanto il teraglio, cioè la scocca sopra. Eh sì, che triste, non ho visto una gara del Titan quest'anno, proprio zero. Non le vedere, a parte che quest'anno hanno messo tua Riviera a caso in calendario. Perché sono andato via il mondiale, mi sembra. O vanno col mondiale, sì, non mi ricordo. Sì, ma non ci puoi andare con l'europeo comunque. Ma non è neanche un europeo. Che poi è europeo, neanche. Una serie a caso. Europeo per miliardari. Una serie a caso. Beh, sono come quelli, tra le parentesi, del challenge. Sì, però la cosa divertente è che, ok, come facciamo del rallycross. Sì, ma hanno fatto del rallycross senza il giro dell'app. E vabbè, si chiama autocross. Esatto. Si chiama autocross. Sì, ma e infatti come l'autocross non se l'è cagato nessuno. Esattamente. Soprattutto in Italia. In Italia l'autocross non se lo caga veramente nessuno. Però allora, se l'autocross vai in... è un cancro. No, ma se vai in Est Europa o un po' più a nord, mica tutti con l'autocross sono fissati, eh. Sì. Ah, sì, vabbè, sì. Se vai in Scandinavia sono malati. Ma anche in Est Europa. Io ho visto delle piste dell'Ucraino autocross. Tu fai, ma non c'è bisogno di fare una pista su una collina come Maggiora. Scusami, ma che idea è? Oh, comunque stavo parlando da mezz'ora, solo adesso mi sono accorto che avevo il microfono chiuso. Bravo, bravo Luca. Bravo. E infatti tra le auto ignoranti stavo dicendo, oh, Nanni Galli, e nessuno mi rispondeva. E no, vabbè. Davvero, che schifo la Nanni Galli, che cesso di macchina. Ricordati, guarda che è scesa in pista ed hanno ritirato perché Nanni Galli è morto. Vabbè, ma e hanno fatto la serata di premiazione che eravamo io e Mattia Tremolada assieme. E io. E c'eri anche te, vero, sì. e tipo, ma cosa? Ma è morto. È morto. Ma adesso, scusa. Tipo... La prima volta che abbiamo citato Nanni Galli da quando ci conosciamo, la prima, niente, Nanni Galli. Vabbè, ma ci ricordiamoci la 807 che doveva fare la 24 ore di Spa
Beh, dai, comunque ho recuperato egregiamente questa mia, questo mio ritardo. È vero. O no? Come? Cioè, non esiste niente, nessun'altra informazione su questa macchina. Quella non trovo niente. No, quella è la Megan Trophy, eh. Correva così, c'era il campionato apposta. Ho cercato, invece no, gli alettoni erano più bassi. Ma c'è stata una versione particolare l'ultimo anno nel francese che era così. Perché? Perché un alettone del genere? Perché no, scusami. Cioè, sì, è stato... cioè, a momenti... cioè, la Bugatti Chiron, l'ultima che hanno presentato, ha praticamente preso il suo alettone. Oh no, l'alettone più assurdo è quello dell'ultima Koenigsegg, mi sembra. Bella? Vabbè, ma... Mando il link, sì, di nuovo della gara, not GP link, chi vuole se lo guarda, chi vuole, chi non vuole no. Ok, intanto abbiamo finito le gare. Ma io comunque... E poi stasera c'è anche la... Stasera c'è anche lì la... Com'è che si chiama? La Replacement 100. La Replacement 100 da vedere. Sì, eh? E infatti quella è da a che ora parte? Che gara sarebbe? Penso alle credo alle 9. Che gara sarebbe? Praticamente l'ha organizzata la cosa eSports, che però mi sembra sia affiliata con la NASCAR. Sì. C'è una entry list, niente male. Ci sono i piloti della CAP, c'è Anthony Alfredo. C'è, sono tre quarti degli spotter della NASCAR che corrono. Fermi, c'è una domanda in chat. Domanda F1, causa questo casino? Probabile che il cambio regolamentare 2001 venga posticipato un comunque, anno, aspetta, togliendo il budget cap? No, è assolutamente improbabile che lo tolga. È impossibile. Delle due direi che probabilmente i team svilupperanno ancora meno per questo 2020. Esattamente. E cercheranno di puntare maggiormente sul 2021, considerando che questo è un anno di transizione. Esattamente. Sì. No, più che altro, ecco... Se vai a vedere, già i team avevano investito poco per quest'anno, perché le novità portate, a parte il DAS, sono nulle. Sì, praticamente alla sì. Fine sono sistemi già applicati in passato che hanno ripreso, perché ehi, adesso si può fare. Ok, quindi non ci stanno grandi novità. Quindi adesso no. Hai meno gare, perché Barcellona e Monaco in teoria dovrebbero saltare, a quanto si dice. Hai meno gare. Da quanto dicono, a Monaco stanno facendo i lavori. Sì, comunque qualcuna salta, perché 21 non c'entrano. No, okay, no. Quindi... comunque c'è tipo, sto guardando l'entry list della North House GP, e praticamente AR12 Gaming, Ferrari. Verlaine? Pascal? No, AR12 Gaming, ancora Ferrari. Ho capito, AR12 corre con Verlaine. Tutto così. Poi coso... Stranamente Gutierrez e Van Dorn usano la Mercedes. Strano. Ok. Pilota Mercedes, ci sta. Ma comunque Van Dorn è molto preparato, perché in realtà lui è stato uno dei primi piloti che correva anche al simulatore ai tempi delle formule minori. Correva con R-Factor 2. Pensa, aspetta, io ho una mod della GP2 2009 che devo ritrovare perché ho perso l'RFM e non funziona, ma era stata sviluppata da Neil Gianni. Gianni, quello dello svizzero che fa Endurance. Sì. Faceva, perché adesso è in Formula E anche lui. E tra l'altro fa cagare. Esatto, a Monaco stanno essendo tribune, Ross Brown punta a recuperare almeno 17-18 GP, vedremo, difficile dirlo oggi chiaramente. Sì, ma 17 di recupero. Stranamente Deletra sta guidando la Haas. Vabbè. Stranamente. Ci sta. Però sì. Vedremo cosa succede con la Formula 1. A me basta che non tolgono né Zandvoort né il Vietnam, perché sono curioso di vedere le piste. Poi per il resto... Quello pure, infatti penso che lì sicuramente la gara sarà posticipata e inserita chissà dove. Secondo me anche a costo di sacrificare la pausa estiva. Secondo me quella è già buttata via. È già andata, secondo me la... La pausa estiva, sì. Hanno già detto che la cancellano. Sì, perché si parlava di Zandvoort durante... Anche perché si tratterebbe di stare un mese fermi.
Esatto, non si sta un mese fermi, si corre a Zandvoort. Perché io comunque voglio vedere con 18 gradi di banking e le gomme fatte da Pirelli, che probabilmente non sono diverse da quelle del resto del campionato, cosa succede? Sono proprio curioso. Comunque secondo me è molto più facile che ci siano le gare asiatiche in estate, più che altro perché molte serie europee corrono, quindi qualche circuito è difficile che riescano a incastrare. Io invece ti dirò un'altra cosa, se io fossi nella comprimerei al massimo il tour europeo e poi reinserendo Cina e Vietnam fai l'Asia da settembre a novembre, una volta che in pausa estiva fai Belgio e Monza c'è lo spazio. Sì, perché ma infatti... il problema è che fare come hanno fatto 2 anni fa, che era tipo Monaco, Russia, Giappone, qualcosa. No, Monza, Giappone, Russia, una roba del genere. Non c'era anche no. Non c'è stato anche Monaco, un anno Monaco, Canada, Francia? Sì, è lo stesso anno. Era Matteo. Che scusatemi, io non capisco niente di logistica, ma non è un'idea del cazzo. Scusatemi. Sì. Fai Monaco, Francia, Canada, no? No. Ma stiamo parlando della FIA, perché dovrebbe avere senso? Vabbè, non c'ha niente quello che è di senso, quello che fa la FIA. Non hanno fatto, Andrea, non hanno fatto anche cagate in salita quest'anno? O sbaglio? Di regolamentazioni? Non avevano messo i prototipi, tipo li hanno distrutti e devono pesare un quintale? Una roba del genere? No, gli hanno messo gli spessori sotto. Ah, io avevo sentito che avevano creato una nuova categoria che dovevano pesare almeno 1200 kg i prototipi. Ero no, tipo, no. Perché? E di sbagliato. Anche perché è pericoloso. Ma hanno già fatto gli spessori. Adesso hanno messo che tutte le CCN, che le posto libere, i monoposto, devono avere degli spessori da 4 cm. E tecnicamente dovresti arrivare a fine salita con quelli sempre con la misura. Che vuol dire che devi alzarla tantissimo. Ma diventa una roba pericolosissima. Sì, alzarla tanto non è una bella idea. No, perché sono già difficili di suo, sono fatte per essere basse, lavorano in quella maniera. Eh sì. Vorrebbe dire che devi avere un'osella alta da terra 8-10 cm. Sono contento. Che è una follia. Poi la facciamo, però gli montiamo anche le gomme da sterrato, dopo che la alzi. Sì, così. Infatti è una roba insensata che che dal cazzo, non ce la fanno in FIA a fare delle cose decenti. No, ma non è regolamentazione FIA questa, Ah no? Ah. Comunque intanto è partito lo streaming e stanno anche mostrando chi corre con chi, R12 lo vedevo prima, è forte lui. No, lui è forte, veramente forte. Tra l'altro la cosa che mi sorprende è che c'è lui delle Traz che, ragazzi, vi prego, mi fa schifo, dietro, ma perché dobbiamo vedere ancora sto pilota in giro, ragazzi? Basta. Perché c'ha il padre con i soldoni? Perché il padre, esatto. Perché il padre ero ironico, ragazzi. Che due coglioni. Stai zitto, Luca Basso, stai zitto. Dai, che domani provo a installare Assetto Corsa e vedere se mi gira. Poi giriamo assieme, capito? Bravo, io intanto sto già girando con Project Cars 2 con Cindy. No, Project Cars 2 non gira. Dimmi. Se vuoi aggiornare la descrizione della live o comunque aggiungere il link, ho messo tutti i link per seguire la Not The House GP con Tiamet Marduk, vabbè, il canale Veloci Esports che farà la diretta totale, Jimmy Broadbent, TRL Limitless, Arav e Lando Norris. Ragazzi, quindi... Jimmy Broadbent, sì, che prima... No, che prima ha corso la 12 ore di Sebring. Ha fatto la 12 ore di Sebring. Ha fatto la 12 di Sebring. Poi ha fatto la gara al Nürburgring di The Race e adesso fa questa del Not House GP. Sì, vabbè, Jimmy Broadbent non ha una vita. La sua fa solo quello. Lui è come Palpatine in episodio 9. È attaccato a dei cavi che non si sa da cosa sono alimentati. Lui rimane in vita. Jimmy Broadbent è lo stesso, però con le mani attaccate al volano. Beccati sto spoiler. Ma chi è che sta facendo impatto sui tasti? Sasha Fenestra c'è anche. Sì, c'è anche Fenestra, purtroppo.
No, ma come purtroppo, poverino, a me piace, non è così esagerato, talentuoso, però ricordati che ha vinto la Formula 3 giapponese. Courtois con la Racing Point. Oh, no. Cioè, non è tanto da buttare via, poverino. In chat ci scrivono, motorsport.com ha pubblicato da poco la bozza del suo nuovo calendario F1 secondo loro, si parte da Baku il 7-6 giugno e si finisce il 13 dicembre a Abu Dhabi. L'ho sentito, ma si parla che l'Azerbaijan sta già chiudendo tutti gli eventi sportivi nel loro paese, sì. Quindi è probabile che salti anche Baku per il momento. Quindi è probabile che o si organizzino in un altro modo o niente, non lo so, non ho idea. Vedremo. Secondo me finisce che quest'anno non vediamo la Formula 1. E poi con la Ferrari hanno messo due youtuber. Cazzo, ci tocca veramente vedere le gare sugli sports. Fanno il campionato di Formula 1 su Formula 1 2019. Poi... Ma veramente Courtois a corre... Sembra di sì. Cosa? Sì. Il perché lo sa solo lui, probabilmente. Sì, adesso. Adesso che lui ha anche una quello avrà un simulatore a casa. Sì. Non c'ha un cazzo da fare perché tanto pure il calcio non sta giocando. Sì, magari cioè, che e si vede che lui può lasciare che sia anche uno abbastanza capace di quei simulatori. Sì. Chi? Io sapevo che ha una discreta collezione di macchine. Sì, tu, vabbè. Penso che qualunque calciatore abbia una discreta collezione. Basta vedere su questa gara qua. Se la cava bene. Ah, beh, chiaro. Chiaro che c'è gusto e gusto. Ricordo una cosa, è stato detto che allora l'ERS sul gioco sarà automatico per tutti. Quindi non si potrà usare la gestione dell'ERS manuale come ad esempio nei campionati eSports e come in tutti i campionati anche minori, a partire dal Tier 1 di AOR a campionati ancora più leggeri come quelli che faccio io. Comunque in chat si scrivono che Courtois a quanto pare è appassionato di Formula 1, quindi per quello che corre. Sì, ma è immaginabile, non è lì per il cazzo. Sì, no. Sì. Poi è famoso, quindi ovviamente lo chiamano, fa numero. Alla fine di calciatori appassionati ce n'è un po', guarda Bartelli, fa l'Alemanne. Sì, anche Immobile ha una discreta conoscenza, dicono. Non lo conosco, però comunque di Immobile credo che di conoscenza non abbia niente. Ricordi che Del Piero insieme a Dempsey mettevano il team, poi vabbè, gestiva Dempsey e alla fine è rimasto Dempsey, però Dempsey è anche uno che non va pianissimo, per essere una è uno che va abbastanza. Comunque. Ragazzi, Immobile però io l'ho visto provare un po' di auto da corsa a Monza, non so se lo sapete, ha provato, però era un fermone. È fermo Immobile, è proprio Immobile. Bello questo streaming a tre frame. Come va questo streaming di merda? A tre frame. Cioè ragazzi, ma come sta andando sto streaming? Ma sono scemi? Quale state guardando esattamente? Quello ufficiale. Ah, quello di velocità. Sì. Il turismo, il turismo nazionale era attrezzato meglio. Che schifo! C'è uno in sabbia tra l'altro, vabbè. Mi guardo quello di Jimmy Broadbent, che devo fare? Che auto ha provato in mo... No. Riccardo, aveva una battuta sul fatto che fosse fermo. Sì, che tra l'altro Jimmy... Aspetta, non ho capito niente. No, non te, quello in chat, Riccardo Le Bottini. Ah. No, era una battuta sul fatto che fosse Immobile, perché è Immobile. Perché e poi tra l'altro Jimmy Broadbent e mi pare anche un altro hanno partecipato alla gara di prima, anche James Baldwin. Sì, alla The Race. Sì. E Jimmy Broadbent, tra l'altro ancora, ha fatto anche la 12 ore di Sebring, che è stata questa notte. Sì. E tra l'altro abbiamo detto 5 minuti fa. Ma lui non era mutato, non c'era. Coglione. Intanto vi segnalo una notizia che sto leggendo, qua andiamo un po' off topic. C'era un programma su Rai 1 che è Italia Sì, e c'è stato il giornalista, il corrispondente da Parigi, che è stato abbracciato da due ragazzi. Ah, bene. Ok. durante il collegamento televisivo. Coronavirusabile? Contagiabile, bannabile. Vabbè, ragazzi, bannabile, io vi abbandono in questo momento. Va quindi bene. Ci vediamo dopo. Dai, o ci un saluto. Grazie bene, a tutti. Ciao. Ciao. Un attimo. Ma la vera domanda è: la replacement 100 sarà 100 miglia o 100 giri? Non lo sapremo mai, credo. Io mi attivare già basso. Penso 100 miglia.
Ma quindi, Mattia, a un certo punto lo dovremmo sapere per forza. Sì, tipo quando c'è la gara. Quindi cosa? Veloce eSport farà il commento come regia oppure mentre guida? Ah, boh. Penso che fanno il commento... penso che facciano solo il commento, perché di veloce che in questo momento sta correndo c'è Daniel Beresnai, quindi quindi penso che qui facciano solo il commento. Ok, quindi lo guardo da lì. Ma va a due frame, lo guardavo anch'io. Tra l'altro per la Renault partecipano Jarno Okmir e Simon Weigang, che sono praticamente i piloti che erano titolari l'anno scorso all'ultima edizione degli eSports. E ci sta. Tra l'altro, me è uno di quelli che l'anno prossimo potrebbe vincere effettivamente i campionati dell'anno prossimo. Però viene affiancato da un ragazzo che conosco, che è un mio amico. E lui va veramente forte. Ha fatto l'unica gara in Red Bull quest'anno e ha fatto secondo a Monza. Anch'io mollo. Ci vediamo magari stasera. Alle 21, alle 21 per la Marbula One, vero? Esatto. Così mentre saluti ti fai anche bannare. Ciao! Ci ha pensato Sabino Aspetta. Direttamente. Wow, quanto sono belli 4 FPS. Cioè, immagina di essere uno degli eventi più attesi della giornata e dare uno streaming di merda. No, non l'ha ripreso manco per il cazzo. Fanculo, me la guardo da Jimmy. Io me li sto guardando tutti piano piano. Ok, che il mio problema è che la mia connessione ha dei problemi seri e mi si blocca spesso la live, quindi mi tocca avere qualcosa dove quanto si blocca li riprende nel momento in cui c'è adesso e non dal momento in cui si è bloccato. L'unico di questi è quello su Twitch di Veloce Sport. Cioè, c'è anche Random Office. Ah, giusto, vediamo se su Twitch sono più fluidi. No, allora, c'è anche canale Twitch. Non sono fluidi. Magari lo sono più che su YouTube, non lo so. No, sono dei momenti dove tu. No, beh, se tanto la fonte è sempre quella. Hanno sbagliato qualcosa a settare la live. Ma proprio come infatti per questo che io ma secondo me fissano qualcosa tra le qualifiche e la gara, perché vedete così non si può vedere. Ci sono anche esperti, quindi sanno quello che serve per fare schifo. A posto, cosa mi sono perso? Per ora niente. Noi che scegliamo da dove vedere la gara. Io sono sullo stream di Jimmy Broadbent, tanto l'altro va a 3 frame. Quindi. Porco dito! Tra l'altro, il Limitless ha fatto esattamente il mio stesso tempo che ho fatto ieri alla 100%. Ma su Albert Park? Sì. Io ho fatto 23,60, lui ha fatto 23,60. Ma... solo che lui l'ha fatto con il Fanatec, che l'ho fatto con il pad della 360.